Buongiorno, grazie per essere venuti. Avevamo messo in conto di iniziare con un po' di ritardo intanto perché eh, c'erano pessime previsioni del tempo. Che ci hanno costretto anche a cambiare completamente eh, la mattinata. Poi vi spiegherò insomma come funzionerà. Poi, perché qui è difficile trovare parcheggio e poi perché c'è il problema del green pass, e sapevamo che insomma la gente sarebbe arrivata un po' anche alla eh, spicciolata. Abbiamo voluto questo momento di riflessione intorno a questo tema delle nuove sfide che il digitale offre ai mezzi di comunicazione di massa. Perché quest'anno, per. Radio Barbagia è una ricorrenza particolare, sono 45 anni e, e li festeggiamo in una maniera importante perché dopo 45 anni abbiamo lasciato la vecchia sede su in cattedrale per eh, trovare degli studi completamente eh, nuovi. La radio nasce per volontà, lo voglio ricordare, di eh, Monsignor Giovanni Melis, di Don Rosario Menne e di Don Ciriaco Vedele. Quindi, una radio. Voluta da tre sacerdoti, dovete contestualizzare quegli anni. Siamo alla metà degli anni 70, tra il 75 e il 76, un momento molto particolare. E l'idea: lo ricordo, io ricordo che quando facevamo le prime riunioni, eh, Menne ripeteva sempre: dobbiamo essere una radio di servizio. Radio Barbagia nasce per essere una radio di servizio. E il pensiero di Menne in quegli anni era soprattutto, anche questo lo ripeteva spesso, per i pastori e per le persone che stanno male. La radio doveva, essere, doveva avere un occhio particolare per queste persone. Io ho trovato il discorso di Don Monsignor Melis eh, del giorno dell'inaugurazione. Alla presenza di alcuni cori e di una eh, piccola e sobria cerimonia, Don eh, Monsignor Melis disse è giunto il tempo di allargare le frontiere, di, di conoscere coloro che ci vivono accanto, di coordinare gli sforzi in tutti in vista del traguardo comune. Diceva anche che bisognava richiamare l'attenzione degli ascoltatori sui valori profondi della gente di Sardegna, della gente di Barbagia, sulla sua storia, la sua religiosità e le sue aspirazioni. Dovevamo essere una radio di servizio. Abbiamo capito quanto poteva essere una radio di servizio, soprattutto in alcune circostanze abbastanza drammatiche. Dal terremoto dell'Irpinia, il tantan della radio. Eh, vedo che c'è anche qualcuno di quelli che aveva partecipato a quella trasferta in dipina in, in pochi giorni riuscimmo grazie al tantan della radio a organizzare una spedizione con una cinquantina eh, di volontari e con un bel carico allora non esisteva neanche la protezione civile e quindi partimmo lì grazie alla radio ma eh, ci fu un'esperienza che ci toccò profondamente e che ci fece capire quanto quella radio potesse essere veramente di servizio nel 1979. Una mattina Don Menne venne alla radio e disse eh, dobbiamo fare qualcosa. Io gli dissi ma per chi? E mi raccontò la storia di una bambina di un paese qui vicino a Nuoro che aveva una malformazione cardiaca. Ripeto, stiamo parlando di un periodo, cercate di ricordare la metà degli anni 70 quando non esisteva la rete, non esisteva internet la tv era il primo e il secondo canale le prime radio libere le radio pirata si stavano affacciando avevano appena rotto il monopolio della RAI con uh, l'intervento della corte costituzionale del luglio del 1976 Domani raccontò questa storia di questa bambina che doveva essere operata urgentemente al cuore perché altrimenti sarebbe morta nel giro di poche settimane e io gli dissi l'unica cosa che possiamo fare è lanciare un appello perché servivano allora ricordo 15 milioni per trasferta della piccola e della famiglia fuori, perché c'era un solo ospedale attrezzato per un'operazione un che, tra l'altro, era rischiosissima. Stiamo parlando del 75: un'operazione a cuore aperto per una bambina insomma, non c'era la medicina di oggi. In tre giorni raccogliamo quei 15 milioni, andiamo a portarle. siamo andati in questo Paese vicino a Nuora a portarli alla famiglia e purtroppo uh, l'operazione non è andata bene, la bambina è morta. Ma è quella uh, forse la prima volta che ci siamo accorti di quanto la radio, anche se insomma, era, la, la, la vicenda era stata molto drammatica, potesse essere eh, importante. Poi abbiamo avuto molte altre vicende che ci hanno segnato profondamente, soprattutto eh, quelli erano gli anni bui del periodo dei sequestri di persona. La radio fece molte dirette e non dimenticherò mai la mattina che aveva telefonato la moglie di un sequestrato. E aveva dedicato una canzone in diretta al marito che era ancora eh, in mano ai sequestratori. Noi oggi eh, volevo ringraziare intanto tutti i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne che in 45 anni si sono alternati in quegli studi e davanti a quei microfoni, perché siamo andati avanti soprattutto grazie a loro. Volevo ringraziare eh, in chiusura, e poi vi dico un po' come, sarà, eh, come si svolgeranno i lavori, eh, Francesco Mariani perché dall'81 al 2014, quando poi l'ho defenestrato, <ride> uh, ha guidato la radio e, e ancora oggi uh, è il primo sostenitore della radio. Voi sapete che se non fa la rassegna la mattina, se la prende con qualcuno, non... Uh... La con qualcuno. E poi uh, volevo ringraziare uh, Monsignor Antonello perché ha... Uh, ricevuto l'istanza eh, che noi abbiamo portato avanti in questi ultimi tempi di avere una sede moderna, funzionale, perché insomma abbiamo lasciato il cuore in quelle sale, perché insomma eravamo ragazzini quando siamo entrati, ne usciamo adesso che siamo eh, grandi, e, però avevamo bisogno di un luogo moderno proprio per rispondere meglio a, al cambiamento della radio. La radio è l'unico mezzo che non è mai andato in crisi. Per un semplice motivo. Oggi in Italia ci sono 35 milioni di persone che ascoltano la radio ogni giorno. Quindi pensate un po', eh, non ha avuto la crisi della televisione, non ha, crisi, non ha avuto la crisi eh, che hanno avuto i, i giornali, i quotidiani. La radio è ancora il mezzo più ascoltato, per il semplice motivo che, lo diciamo da 77, uno quando ascolta la radio può fare qualsiasi cosa, mentre non può farlo se guarda la televisione o se guarda... O se segue i social quindi la radio non è assolutamente un mezzo in crisi almeno per quanto riguarda gli ascolti però è una eh, naturalmente è un mezzo che si deve, si deve si è dovuto adeguare a quelle che sono le nuove sfide del digitale nel 77 quando abbiamo iniziato eh, era un'impresa straordinaria se arrivava una telefonata da forni o da Macomer, perché avevamo un piccolo eh, trasmettitore oggi eh, non ci stupiamo che qualcuno ci chiama dall'australia perché con l'applicazione eh, insomma, la radio lo puoi ascoltare in tutto il mondo. Quindi volevo ringraziare eh, Monsignor Mura per averci veramente sostenuto concretamente in, in, questa, uh, in questo cambio di casa. Chiudo: eh, purtroppo le previsioni del tempo ci hanno tratto in inganno, perché per oggi Poppea doveva scaricare non so quanta acqua. Invece avete visto che è una bella giornata di sole. Avevamo allestito tutto nel cortile della radio, subito dopo l'inaugurazione ci sarebbe stato un rinfresco, invece abbiamo, come dire, optato per un piano B, quindi ringraziamo anche il seminario per questo piano B. Quindi funziona così. Adesso io cedo la parola alla collega soprattutto Anica eh, Simona De Francisci che condurrà questa chiacchierata. Poi verso le 11:30 eh, 11:45 ci trasferiamo in radio, visitiamo la radio, una cosa molto veloce e poi da lì ci trasferiamo in seminario e comunque le distanze sono molto ravvicinate. Grazie a tutti. Grazie. Ti ho visto così commosso raramente, Graziano. E quindi applauso assolutamente meritato per tutto il lavoro che, che fai. Eh, nel ringraziarvi tutti e nel salutarvi, consentitemi di ringraziare davvero Sua Eccellenza il Vescovo, per, Mariani naturalmente, Graziano per avermi chiamato a moderare eh, questa mattina di lavori. Perché eh, la radio, lo ha anticipato Graziano, e se voi siete qui è perché amate la radio, amate eh, Radio Barbagio naturalmente. È eh, l'invenzione tra le più belle, credo. È un, ha cambiato il mondo, lo avete sentito nelle parole di Graziano. Il percorso che è stato fatto dalla prima trasmissione radiofonica nel 1924 parliamo dell'Italia naturalmente ad oggi un percorso straordinario la radio ha raccontato il paese, Radio Barbagia ha raccontato una comunità ha raccontato la Sardegna e nei racconti di Graziano c'è proprio il significato profondo di quella che è la radio che come giustamente diceva il collega non ha subito la crisi degli altri mezzi di comunicazione io come molti di voi sapete lavoro in televisione ma sono partita dalla radio e alla radio che continuo a fare con radiolina ehm, la radio io con la radio ho un rapporto particolare perché è uno strumento che è stato davvero straordinario uno strumento che è servito per educare per riscattare eh, per tentare di raccontare un paese immaginate il periodo post bellico no? tra l'altro Radio Sardegna nasce in pratica a Bortigali. Radio Sardegna è la prima radio che annuncia la fine della guerra, anticipando di 20 minuti eh, Radio Londra. cioè, la radio è stato anche propaganda, perché non dimentichiamo che il duce Mussolini aveva capito profondamente quella che poteva essere l'importanza della radio. È stato uno strumento sociale, soprattutto le persone più anziane possono testimoniare le serate attorno alla radio ad ascoltare i programmi. Quindi radio che poi è diventata sempre più radio di servizio e oggi anche intrattenimento. Quindi in questa mattinata insieme che si concluderà, perché questi sono i tempi che mi ha dato Graziano, non oltre mezzogiorno, perché poi c'è l'inaugurazione della... Nuova serie di Radio Barbaggio approveremo raccontando dall'esperienza di Radio Barbaggio alle radio libere, come sentiremo tra poco da Don Mariani. Il racconto della radio sino alle sfide del digitale di cui parleremo e poi anche con. Marco Terquini, direttore dell'Avvenire, proveremo a capire anche in un momento drammatico come quello che abbiamo vissuto e ci siamo ancora dentro: parliamo del Covid, parliamo della pandemia, come invece gli strumenti di comunicazione, la radio in particolare, sono serviti, ma anche il giornale, evidentemente l'Avvenire, sono eh, serviti per aiutare, per informare, per recuperare probabilmente anche un po' di credibilità che noi. Come categoria avevamo forse un po' perso con l'ondata devastante dei social. In quell'esperienza abbiamo forse capito di aver recuperato credibilità, cioè la gente impaurita ci cercava, cercava la radio, cercava la televisione, leggeva sui giornali perché aveva bisogno di un'informazione che avesse il pedigree, cioè un'informazione che fosse validata. Partiamo da Sua Eccellenza e partiamo da un'esperienza che è proprio questa. Eccellenza, della, della diocesi che lei guida, perché non solo Radio Barbagia, ma anche l'Ortobene, e quindi è, è, è un unicum nel nostro panorama. Sicuramente. Prego, Eccellenza. Sì, grazie, saluto anch'io tutti i relatori, tutti voi che siete presenti, anche autorità civili e militari. Il mio è un'introduzione, come risulta poi dal programma, però mi piace collocare lo sguardo alla radio che festeggia 45 anni all'interno di come una chiesa locale per meriti come sono stati ricordati di sacerdoti e vescovi che mi hanno preceduto è riuscita ad essere una voce in un territorio e non solo quello diocesano capace di orientare il pensiero e aggiungerò ancora oggi soprattutto con un obiettivo che ritengo fondamentale: far pensare le persone, riflettere su quello che accade, non essere distratti, aiutare la Chiesa ad esprimere non semplicemente la sua dottrina, che magari si conosce in tante altre maniere, ma soprattutto come il suo messaggio può essere compreso e può diventare efficace anche nel tempo in cui questo messaggio si manifesta. E parto da un'espressione che, siccome ha ricordato Bortigali, e mi piace, io sono di Bortigali, quindi non, non, non posso evitare di fare un riferimento, ma fin da ragazzo a noi ci hanno detto e ci hanno abituato a una cosa che mi è venuta in mente adesso, la radio era fondamentale, uno diceva mi sintonizzo. Entrare in sintonia con uh, la lunghezza d'onda è una delle cose che noi oggi facciamo anche alla radio abbastanza facilmente, poi con i mezzi tecnologici e digitali non c'è manco bisogno di cercare la sintonizzazione. Però sintonizzarmi e sintonizzarci è una parola molto bella che apre non tanto alla lunghezza della radio, lunghezza d'onda, ma anche alla lunghezza del tempo. Io credo che la radio e l'ortobene, perché siamo Radio Barbagio e l'ortobene, devono avere questa capacità di sintonizzarsi con il proprio tempo, con il messaggio ecclesiale, rendendolo capace in questo tempo di essere efficaci. Se non avesse questa capacità, che nasce proprio anche da, da una manualità che abbiamo perso, quella ricerca avviene oggi, almeno per me a volte con la radio sveglia che salta, in, salta sempre la sintonia, però è una delle cose che pur abituandoci a farla o non abituandoci più per i mezzi che abbiamo, è fondamentale, mi sembra che debba essere affermata anche sul ruolo che essi, questi strumenti hanno per la Chiesa, per la Chiesa che si chiama in questo caso Diocesi di Nuoro a parte che Radio Barbagia davvero ha una sintonia che va a coprire anche al di là di questo territorio, ma anche l'ortobene è la stessa cosa, oggi mettendo insieme queste due realtà, almeno per me, si tratta di ricordare questo ruolo e anche, posso dire, l'orgoglio di una Chiesa di aver generato questi strumenti, perché ricordavamo prima tre figure di sacerdoti, ma ricordo anche i miei predecessori, tutti quanti, che hanno creduto fortemente in, queste, in questi strumenti. E oggi, con i, con i sacerdoti di questa diocesi, con il popolo di Dio di questa diocesi, credo che sia giusto non solo ricordarlo, ma anche ulteriormente riaffermarlo e anche diffonderlo. Questa giornata serve anche a questo, non a caso. Tra l'altro, parte anche in questo giorno il rinnovo dell'attenzione, della diffusione, degli abbonamenti all'ortobene. Però mi piace ritornare eh, prima di concludere, perché devo essere breve, e giustamente i relatori avranno uno spazio che ci aiuterà a comprendere tutto questo. Anche per il clima culturale in, questo, in cui questo si svolge, perché ciò che ci dirà il direttore di avvenire che. Poi la persona che viene da più lontano, quindi lo ringrazio ancora di più, anche perché a venire si colloca dentro questo clima culturale in cui la voce di un giornale dei cattolici, non dei vescovi, a volte sento dire eh, la voce, il, la, il giornale dei vescovi, non è il giornale dei vescovi, è il giornale dei cattolici che hanno i vescovi come guida, credo a prova contraria. Eh, questo diventa importante perché noi abbiamo bisogno anche di respirare il clima culturale, mica uno si può assentare dal clima, qualunque esso sia, e oggi ne parliamo molto a tutti i livelli, però nel clima culturale di oggi mica mi ritiro a vita privata, non posso pensare che la Chiesa non debba rappresentarsi anche con gli strumenti che la scienza, la tecnologia offre abbondantemente. Anche a livello televisivo. Io ringrazio anche quando a volte, eh, forse Simona lo sa, è eh, protagonista, la Chiesa viene a volte messa in campo per dire cosa dice lei. Sembra quasi che in dieci secondi debba dire cosa dico. La televisione ha dei tempi strettissimi. Un giornale e una radio ha tempi più lunghi per far riflettere. Guardate che se dovessi dire. L'ho detto quando Don Francesco è stato nominato direttore Orto bene, detto, gli obiettivi sono far riflettere. Sembra banale, perché noi oggi viviamo passando da una cosa all'altra senza la capacità di fermarci a riflettere, non dico sulle cose ecclesiali, ma anche sulle cose quotidiane. E mi ha fatto riflettere a me una, tre considerazioni che giungono un po' di tempo fa da una storica come Anna Arendt, quando lei scrive, quando si conclude il tempo della seconda guerra mondiale, si era in una situazione terribile e si proveniva, lei ha ricordato prima, eh, anche i regimi come quello fascista, lavorò molto sulla propaganda, perché riteneva che attraverso questo le coscienze potevano essere formate. Poi sappiamo i risultati, ma lei a un certo punto dice: Ma come mai è sorto il totalitarismo, questa storica? Come mai abbiamo avuto nazismo, fascismi vari? Una situazione incredibilmente capace di orientare le persone e di mettere nella condizione di non pensare più. E lei cita tre cose che a me sembrano attualissime: l'imbarbarimento del linguaggio. Ditemi se non è vero, la sua ipersemplificazione a scopo propagandistico e poi la trasformazione della parola in slogan. Tre cose scritte nel dopoguerra per leggere La nascita dei totalitarismi. Io prenderei queste parole e direi: se devo chiedere alla mia Chiesa di ragionare. Di riflettere con i propri strumenti, lavorerei per evitare tutto questo, perché qualche sintomo talvolta ce l'abbiamo anche oggi di tutto questo. Sintomo, per usare un eufemismo, concludo dicendo: Io sono felice e orgoglioso a nome della Chiesa Diocesana di questi due strumenti. Inauguriamo una nuova sede e non a caso sono una sopra e l'altra sotto. La vera novità è questa, cioè sono capaci di sintonizzarsi insieme, di essere capaci di parlare radio e giornale insieme. E quindi l'augurio è che questo avvenga sempre di più e Don Francesco, che è il collante di tutto questo, anche grazie a redattori, collaboratori, radio e giornale, che veramente offrono una grandissima disponibilità e sempre maggiore competenza, questo avvenga sempre di più e sempre meglio. Grazie. Grazie, eccellenza. Immagino spunti che riprenderà nel suo intervento Francesco Birocchi, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna. Prego, presidente. Il linguaggio, l'importanza del linguaggio e l'importanza della sintonia, che non è solo sintonizzazione di canali, ma... Sua eccellenza si riferiva a ben altro, evidentemente. Prego. Eh, buongiorno a tutti. Eh, tecnicamente, secondo il linguaggio ormai in uso nei convegni, io dovrei rivolgere un breve saluto ai presenti. Sul breve sono d'accordo e, e lo sarò di sicuro. Eh, più che un saluto, però, consentitemi di usare questi, questi pochi minuti per rivolgere un augurio. Perché quando una, una persona o comunque un, un ente, una società, un, un, una redazione compie gli anni, gli si fanno gli auguri. Perché noi che facciamo informazione di auguri ne abbiamo davvero bisogno. Nel senso che viviamo in uno straordinario momento di cambiamento. Mm, non c'è stato mai nella storia della comunicazione un momento come questo di cambiamento. Eh, molti dicono: lo dicono come battuta, ma forse ha persino un fondo di, di verità: che la scrittura fu eh, inventata circa 3.000 anni prima di Cristo, credo, in Mesopotamia, e da lì è cominciata la prima era della comunicazione che si è conclusa nel 1455, Gutenberg e da lì è cominciata la seconda era della comunicazione eh, che è arrivata sino al 2014. Al 2004, scusate. E dal 2004 a oggi è cominciata una nuova era della comunicazione. Cosa è successo nel 2004? Di così sconvolgente che ha cambiato l'era della comunicazione, hanno inventato Facebook, molto semplice, che non solo ha cambiato la comunicazione, ma ci ha cambiato la vita. In, in 15 anni ci ha cambiato la vita, ha cambiato moltissimi eh, eh, modi di fare, di costumi, di vivere in sostanza. Ecco che la comunicazione che è stata la prima il primo settore di cui si è occupato, che è stato sconvolto da questa, da questa novità, che è tecnologica, ma certamente non solo, ha dovuto confrontarsi e ancora si deve confrontare con questo, con questo fenomeno. Devo dire che, fra, fra i vari mezzi di comunicazione, i giornali, è già stato detto, insomma, la televisione, forse la radio è quella che ha assorbito meglio il colpo, sarebbe lungo, ma forse verrà detto anche poi in seguito insomma ma ci sono dei motivi per questo non è un caso che, che avvenga questa cosa il problema è che eh, come tutti come tutti i mezzi di comunicazione per sopravvivere a questo momento così straordinario di cambiamenti per non lasciarsi superare dal, dalle tecnologie è necessario che i mezzi di informazione ricordano alla loro personalità allora eh, eh, Insomma, io credo soprattutto, noi stiamo parlando di. È stato detto anche questo: questo ringrazio eh, il, eh, Monsignor Antonio Lomura, rin ringrazio i suoi predecessori, ringrazio Don Francesco Mariani. Insomma, che hanno saputo mantenere una radio di impronta cattolica nata e eh, gestita in un mondo cattolico, ma una radio che è diventata universale, nel senso che è una radio che serve la comunità. Ecco, questo credo che sia un po' il senso della informazione cattolica. Eh, Marco Tarquinio dirige un giornale e ci può insegnare come si fa a fare un giornale cattolico, ma che vale per tutti. Cioè non, non può essere eh, rim, eh, limitato ai soli eh, lettori strettamente cattolici, deve valere per tutti. E allora in che modo deve valere per tutti? Qual è il, il modo di fare un giornale, una radio, una televisione che pure siano caratterizzati in, culturalmente come è, com è Radio Barbagia, come è l'Orto Bene ma valere per tutti? Intanto con, non certo modificando le notizie perché le notizie quelle sono insomma devono, devono essere riferite tutte ma... Con la gerarchia dei temi, la scelta dei temi, eh, se uno legge avvenire contemporaneamente i giornali italiani, se, se, ci fa, se ci fate caso, le prime pagine dei giornali italiani sono quasi tutte non dico uguali, ma insomma, i temi si assomigliano uno con l'altro. Raramente ci sono dei temi diversi. Se aprite a venire i temi sono diversi. Ecco la prima differenza, la spiccata personalità. Del giornalismo cattolico. E poi la fedeltà ai valori. E qui ci sarebbe ancora molto da dire, ma credo che sia una delle caratteristiche fondamentali di Radio Barbagia, dell'Orto Bene e di tutti i giornali e le, come dire, gli organi di informazione di natura, di natura cattolica. Vado verso la conclusione perché sennò no rubo troppo tempo. Eh, venendo qui mi sono ricordato che, ormai ho una certa età anche io, eh, insomma, non... eh, eh, molti anni fa, mi pare all'inizio degli anni Ottanta se non ricordo male, c'era un anniversario dell'Ortobene che si fece una bella manifestazione qui a Nuro, simile a questa, insomma. Allora credo che si fece il Teatro delle Grazie. 50 anni. Eh, sì, 50. 50. E venne Flaminio Piccoli, che allora era presidente del Luxi. E, e, e raccontò questa cosa: dice: Venendo qui in, in automobile, ho visto questi spazi grandi, le montagne, le campagne poco abitate, e mi sono ricordato il mio Trentino. Insomma, mi sono ricordato il mio, la mia regione, i miei paesi, paesi di frontiera. E allora si dilungò su questo concetto di, di frontiera. L'ortobene diventava un giornale di frontiera, Nuoro diventava una città di frontiera. Che cosa significa questo? Significa che sei lontano probabilmente dal centro, con una serie anche di disagi, di, non lo sappiamo, si parla della ferrovia per esempio, adesso non voglio toccare... Tasti dolenti, temi, temi, temi polemici, ma insomma eh, ci, ci sono tanti motivi, ma ci sono anche straordinari vantaggi. Il, la città di frontiera è una città ricca, è una città solidale, è una città dove si sviluppa un dibattito interno che altrove non si sviluppa. Non vorrei dire un'eresia, ma io sono stato contento. E sono stato meraviglioso stupito in maniera positiva del fatto che a Nuoro si svolga attualmente un dibattito serrato sulla biblioteca ma dove altro in quale altra città si svolge un dibattito così appassionato su una biblioteca cioè, sinceramente io poi non ho gli strumenti quindi non, non posso prendere come dire, parte per una tesi piuttosto che per l'altra non lo so mi stupisce positivamente che in una città italiana si apra un dibattito su una biblioteca. Ecco, io credo che questo sia un valore in sé assoluto e l'augurio che faccio, per tornare agli auguri iniziali, è che Radio Barbagia possa continuare ad una città che si interroga e dibatte non sui temi dei quali dibatte purtroppo gran parte del paese, ma su una biblioteca. Sulla propria cultura, sulla propria storia, sulla propria anima. Grazie. Grazie Francesco. Sarà contento. Queste considerazioni finali saranno piaciute, le ha ascoltate anche il sindaco Andrea Sodu che è appena arrivato. Buongiorno, sindaco, grazie per essere qua. Allora, tanti temi da trattare: eh, di, di giornalismo militante, di radio di servizio ne sa qualcosa Francesco Mariani che Radio Barbagia l'ha attraversata praticamente tutta come è possibile eh, per tanto tempo tenere alta l'attenzione su una radio come Radio Barbagia con una identità molto forte e farla rimanere radio di servizio Francesco sarà molto breve e incrocio sia eh, radio sia, eh, nel mio caso, Ortobene, visto che ne sono il direttore attualmente. La diocesi di Nuoro ha avuto storicamente sempre una grande attenzione per i mezzi di comunicazione. Nel corso degli anni li ha usati assorbendone le novità e adattandoli ai contesti sociali sempre mutevoli, nonché ai contesti culturali. Nel gennaio del 1926 vede la luce il primo numero del bollettino all'Ortobene. Quindi fra quattro anni faremo cent'anni, anni. Eh. <ride> L'obiettivo dell'allora vescovo Maurilio Fossati, che era anche amministratore apostolico di Lanusei, oggi si sono invertite le cose, <ride> che abbiamo il vescovo di Lanusei a Nuoro. Era quello allora del, di dotare la diocesi di uno strumento di comunicazione che connettesse il centro con le periferie. Sono sue parole, proprio questo. Unire, connetta, eh, connettere il centro con le periferie. Uno strumento mirato sulla catechesi, l'informazione religiosa, il magistero episcopale, la vita delle parrocchie e dell'associazionismo cattolico da tenere presente il, eh, il contesto di quel periodo, un diffuso analfabetismo tra il popolo, la difficoltà di passare dall'orale allo scritto, da catechesi fatte in lingua sarda a quelle fatte in italiano, l'isolamento di molti centri abitati. Monsignor Fossati affida all'ortobene il compito di volgarizzare le disposizioni del Concilio plenario sardo del 1924, spiegando di volta in volta i punti più controversi, quelli che più urtavano, contro le abitudini inveterate, specie in campo liturgico. Il suo desiderio era di giungere a 24.000 coppie annuali per arrivare nelle case dove la voce del parroco e del vescovo non perviene, sono sempre le sue parole. Da tenere presente i ristretti spazi di manovra che la carta stampata aveva nel periodo fascista. La prudenza e l'intelligenza da avere nell'affrontare argomenti allora sensibili non era mai troppa. L'Ortobene subì la chiusura e la censura pur tenendosi complessivamente su posizioni che oggi diremmo affasciste. A scrivere era un ristretto numero di persone decisamente eminenti e questa era una scelta necessitata, perché appunto bisognava calibrare le parole eh, una per una per evitare la censura. E quindi, certo, l'orto bene aveva collaboratori. Ricordo uno per tutti, Salvatore Mannironi, che la parola la sapeva dominare e la sapeva anche far ballare quando voleva. E, dopo la caduta del fascismo, il numero dei collaboratori e degli interventi diventa davvero considerevole non si trattava solo qua di informare ma si trattava di partecipare di rendere le popolazioni protagoniste di dare voce a chi non l'aveva di valorizzare il gran numero di giovani che frequentavano le scuole e l'università e infatti una cosa che colpisce proprio negli anni 40-50 è il gran numero di studenti che collabora all'ortobene di studenti che poi diventeranno professionisti, si affermeranno, ma eh, liceali, parlo di liceali e di studenti universitari. Fu davvero, da questo punto di vista, una, una preziosa fucina. E poi sono arrivati gli anni della mutazione antropologica, del sogno dell'industrializzazione, del passaggio al consumismo, un altro mondo. E anche l'Ortobene cambia mh, mh, profondamente. Negli anni 70 i temi principali diventano problemi sociali, soprattutto l'industrializzazione e il, il campo del lavoro. Argomenti su cui si dedica molto il, il canonico Menne, che sull'Ortobene scrive eh, tantissimo proprio su queste, su queste cose. E via via, non sto qua a trattenermi, poi le battaglie sulla giustizia, il corso di Bado e Carro, eh, quando era canonico Busso, direttore, che sono tutte quante pagine davvero significative di una storia. Poi sono arrivati gli anni appunto, gli anni 70, e per quella ricorrenza. Quindi nel 76, che erano i 50 anni dell'ortobene, della, dell per quella ricorrenza, Monsignor Giovanni Melis scrisse un'apposita lettera pastorale, che è tuttora interessante. Ma nella sua mente c'era l'idea fissa di adattare i mezzi di comunicazione ai nuovi tempi. Se ne parlò a lungo e in largo, con la gran parte del clero che era contraria. A nuove iniziative di comunicazione. Ma Monsignor Melis sognava la radio e sognava pure la televisione. Era innamorato di San Paolo che ogni mezzo avrebbe usato pur di far giungere agli estremi confini della terra la parola del Vangelo e la cultura che da esso promana. Monsignor Melis sognava la radio come, eh, come strumento del, proprio di, per raggiungere eh, i posti più impossibili. In quell'anno si discusse molto, talvolta neanche serenamente. Vennero fatte delle prove semiclandestine, poi, come ha detto Graziano, Don Vedele, canonico Menne, anche canonico Caviglu. E ovviamente il vescovo avevano già scelto, avevano deciso. E da qui la nascita concepita l'anno prima, poi nel 77, la nascita di Radio Barbagia. Uno strumento pensato in particolare per arrivare nel mondo delle campagne dove l'energia elettrica non c'era, nei posti di lavoro, nelle case ancora prive di televisione, e per quelli che erano in viaggio, per le carceri e per gli ospedali. Eh, negli anni, proprio nei, nei, a cavallo degli anni '70, eh, i maggiori ascoltatori della radio erano i detenuti di Mamone. Scrivevano in continuazione lettere chiedendo la dedica a, al parente, alla, alla famiglia, all'amico. Ma ogni giorno un giorno arrivavano lettere proprio dei detenuti. Come. Eh, per esempio, un grandi ascoltatori di, di Radio Barbagia erano i carabinieri di stanza a Manasugas che erano, che erano isolati e quindi passavano molto tempo al telefono con la radio, e, e, altri, e altre situazioni, gli ospedali, altre situazioni dove oggettivamente eh, la radio diventava la compagnia, diventava la possibilità di. Di confronto, di, di dialogo. Non voglio tediarvi, ma vi racconto alcun, due episodi eh, banali, insomma. Uno fa parte della mia, della mia giovinezza. A casa mia, in quegli anni, non c'era la televisione, negli anni '70 sto parlando, inizio anni '70. C'era però un grande apparecchio radio che la domestica di Udri Elborn Aveva regalato a mia mamma, che era sua comare. Era l'unica del vicinato, e alle ore stabilite ci si radunava tutti per ascoltare le notizie e commentarle, con grandi risate perché l'italiano non era comprensibile a tutti. Avete parlato prima del fascismo che usa la radio. C'è questa storiella: eh, di fronte al comune Aurune veniva posizionata la radio in modo che tutti quanti ascoltassero. Dalla radio si sente eh, qui Berlino, la corrispondenza da Berlino. E Ziu Cosegu corse subito dal suo compare Brillinu, aveva capito, non aveva capito la differenza, corre subito da, dal compare Brillinu e gli dice compa, Boson Cricane su so Scarabinieri sì. eh, ti stanno cercando i carabinieri perché tutti e due avevano domestichezza con i carabinieri, ma non con Berlino. Boson Cricane su so Scarabinieri. Un, un altro episodio, sempre connesso con la, la cosa della radio. Un giorno vado a fare del per confessare insomma Badoe Carlos e mi incrocio con un mio compaesano il quale con una faccia molto seria mi dice in italiano è così e mi dice se sono qua è colpa tua e beh insomma <ride> <travel> e, e, <laughs> eh, cosa ho fatto di male per... <ride> e, e lui mi dice eh, ipo po Atene in su gazzettino e non mi sono abbizzato. Sono scarabinieri che mi arrestano. Traduci, francese Stavo, cosa ho capito, stavo eh. ascoltando Atene il radio giornale. Eh, e non mi sono accorto che i carabinieri mi stavano arrestando perché ero in campagna. <ride> non avevo sentito i rumori. Perché, perché sentiva la, la radiolina. Eh no, però ti perdono su Mattesi <ride> Radio Barbagia nacque con una forte connotazione territoriale, linguistica e culturale coinvolse giovanissimi, spazio aperto per tutto e per tutti interfaccia col mondo della politica, dell'economia della vita, nelle, della realtà ecclesiale Adesso del, evito di ricordare, cioè, secondo me il periodo più esaltante della radio è stato quando veniva pubblicato L'Orto Male. Era un giornale satirico. Anche se chi... E stiamo parlando del 80, 86, 86 eh, gli anni. Il, eh, anche se mi scrivevano giornalisti di calibro da, da Paolo Pillonca, Michele Tatti, qualche volta il, P Piero Manneroni, il compianto Piero, il Tonino Piredda, Ugo Collo. Il, cioè, anche era satirico, ma non era voglio dire violento, non era offensivo, eh. Il, non era il male, no, no, non era il male, era firmato con tutte le prostitute della storia, <ride> le più celebri <celibili. ride> come firma ma... e poi, era divertente comunque quando abbiamo smesso, perché non ci divertivamo più, insomma, perché la prima in cosa era è... in, in, in italiano, ma, ma c'era anche molto, 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 molto sardo. Molto sardo molto sì. E le, oppure ecco a me le cose che della radio mh, ecco che mi dispiacciono aver dato la notizia un paio di volte di omicidi e le famiglie non sapevano nulla come dal, come quando morì per esempio anche Don Caviglio, la famiglia seppe dalla radio della sua morte. Sono cose che, che pesano. Eh? Radio Barbagia, l'abbiamo detto, nasce negli anni del boom delle radio libere. Partiti, sindacati, associazioni varie, pionieri di ogni tipo volevano la loro emittente. Volevano partecipare e discutere, farsi sentire. Basti pensare che a Bitti in quegli anni c'erano due emittenti, due c'erano a Urune, una a Posada, tre a Nuoro. Quasi ogni paese aveva qualcosa di simile. Solo alla fine degli anni Ottanta arrivò la legge Mammi che mise ordine nel settore. Anticipando quelle che poi furono le obbligatorie forme giuridiche per possedere e gestire un'emittente radiofonica, Radio Barbagia si struttura in cooperativa nel 1982. La dicitura letterale è Coop Radio Televisione Barbagia. Monsignor Melis, l'abbiamo già detto, voleva anche la televisione, tanto che sul traliccio al Monte Ortobene venne installata un'apparecchiatura di trasmissione televisiva e vennero simulate delle riprese. Negli anni Radio Barbaggia ha editato nastri, cd, libri, ha organizzato memorabili concerti come quelli di De André, Morandi, Ipù, Piero Marras, uno lo fece in pieno su Pramonte, a Montenuovo San Giovanni per chiedere la liberazione di Silvia Melis. Ha promosso spettacoli musicali, convegni, iniziative sociali. La radio è il mezzo di comunicazione che più di tutti nel tempo è riuscito ad adattarsi a qualsiasi tecnologia. Oggi il termine radio significa tante cose. C'è chi ancora ascolta via etere in FM, in AM o in DAB+, chi la considera compagna dei propri viaggi in auto, chi la ascolta in streaming dal computer o via app da smartphone e tablet. Chi la sintonizza dalla TV tramite digitale terrestre o via satellite. E non tutti l'ascoltano in tempo reale, perché sempre più la radio sta diventando un mezzo seguito tramite podcast, di fatto quindi senza avere vincoli temporali nel dover sintonizzarsi in un determinato programma a una determinata ora. L'intelligenza artificiale non è nata specificatamente per la radio. Ma è inevitabile il fatto che la radio se ne stia sempre più appropriando, cogliendo tutte le opportunità che può offrire al mezzo. Negli ultimi anni si parla molto di DAB, ovvero la diffusione audio-digitale, e quindi di una riconversione di, di trasmissione delle vecchie frequenze in FM da analogiche a digitali, con tutti i vantaggi intrinsechi del nuovo sistema. Già ad oggi ci sono diverse emittenti radio, soprattutto nazionali, che diffondono il loro segnale oltre che nel sistema analogico con quello digitale. Quest'ultimo offre decisamente una migliore qualità del suono e di conseguenza più emittenti in grado di condividere lo stesso mezzo del trasmissivo usano le stesse piattaforme, il canale multiplex. Per favorire l'innovazione tecnologica, dal 2020 tutti gli apparecchi venduti dai consum ai consumatori italiani, compresi quelli installati sulle automobili, sono obbligati ad avere almeno un'interfaccia per la ricezione del segnale digitale. Il futuro dei media sarà sempre più frammentato e a prevalere su tutti sarà il web. Una riflessione che riguarda tutta la carta stampata. Il... I cambiamenti avvengono con una velocità impressionante. Sino al 2010 in Italia la web radio era quasi sconosciuta, oggi invece è una realtà. Non c'è radio FM che non trasmetta anche in internet. Tuttavia ci si rende conto, come abbiamo accennato sopra, che spesso gli ascoltatori in internet sono per lo più esigui. Oggi le emittenti nazionali e locali vivono soprattutto tramite l'autoradio. Ci sono degli orari che sono chiamati drive time, dove c'è maggiore traffico automobilistico e che corrispondono spesso al maggior numero di ascoltatori. Secondo le stime le accennate Graziano, in Italia il red ascoltatori abituali sono 35 milioni al giorno. Significativo è che ben 19 milioni si sintonizzano solo fuori dalle mura domestiche, mentre 7 milioni solo in casa. Gli altri 8 milioni ascoltano sia a casa che fuori casa. L'automobile è in assoluto l'ambiente extradomestico preferito a 24 milioni di italiani. Tra, cui, tra eh, i luoghi di ascolto della radio troviamo anche i posti di lavoro. La radio aiuta a concentrarsi. Il vescovo ci diceva aiuta a riflettere. Il, 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 aiuta a concentrarsi, è considerata una fonte di informazione affidabile e soprattutto fonte di aggiornamento sulla realtà locale. Ecco perché il segreto di una radio che nel tempo dura. Perché uno, la notizia eh, che il Milan ha perso o ha vinto eh, la domenica, c'è cioè, il canale nazionale e la televisione però la gente vuole capire che cos'è che è accaduto ieri sera nel rione di Stirita, piuttosto che, che cosa è accaduto a Orune, piuttosto che cosa sta succedendo a Orgali. E cioè, essere la voce del territorio, la frontiera di cui parlava, si parlava prima, questo crea uno zoccolo duro che non ha concorrenza con le televisioni nazionali o le radio nazionali. Se, TG, eh, se al TG siamo inondati di informazioni da tutto il mondo, manca e le ritroviamo principalmente solo in radio la notizia della cittadina del quartiere di appartenenza, e questi fattori sono forza intrinseca di ogni radio. Concludo. Eh, radio Barbagia ha ottenuto indici di ascolto impressionanti, come ha detto bene il. Rotobene, il, il indici di abbonati da primato eh, questa sfida di cui sto parlando però delle nuove frontiere riguardano sia l'ortobene sia, eh, sia la radio eh, siamo già al lavoro alcune cose sono state fatte già sono utilizzate eccetera ma pensiamo che ai primi dell'anno 21 di fare anche noi la rivoluzione digitale delle... sì il, di completarla perché l'abbiamo iniziata ma di completarla e di, di essere pronta per i primi dell'anno 21 grazie grazie a Francesco Mariani per questo escursus su Radio Barbagia e anche su questo riferimento al locale no? rispetto all'universale vale per Radio Barbagia vale per Violina vale per quei mezzi di comunicazione che danno un'informazione eh, che, che, che fa appartenenza. Eh, radio Barbaggio ha, ha ascolti importanti, ce li ha Radiolina, ce li hanno altre radio che fanno intrattenimento e informazione e Vidiolina a proposito di un'informazione che si occupa della, de, della Sardegna, della propria isola, prevalentemente, e Graziano. E Gianfranco Locci che ho visto prima, sono eh, i custodi di tutto quello che succede nella provincia, sono veramente la dimostrazione e la conferma di una televisione che cresce sempre di più come ascolti, perché come diceva Don Mariani, l'universale lo trovi dappertutto con, una, eh, con i multicanali, che abbiamo a disposizione, mentre l'informazione locale non la trovi dappertutto. E soprattutto in piena pandemia, adesso arrivo da te, Direttore Tarquinio. In piena pandemia, come accennavo prima, ci siamo accorti di come in realtà i numeri e il fenomeno che stava arrivando in Italia a proposito del covid si potevano trovare e cercare dappertutto da Sky TG24 alla RAI dai canali Mediaset ad altre televisioni mentre quello che succedeva in Sardegna lo potevi sapere solo sintonizzandoti con i programmi e, e i canali regionali e questo purtroppo devo dire perché eh, stiamo parlando di una pandemia eh, ci ha dato ragione nel andare avanti in un'informazione che doveva essere sempre una comunicazione che doveva essere sempre più informazione a favore dei cittadini, cioè far capire che cosa stava succedendo in Sardegna, non solo nel mondo, perché quello era già abbastanza noto. Il pane dell'informazione, hai detto, direttore Tarquinio, il pane dell'informazione non deve mancare esattamente come il pane che mangiamo, che non deve mancare. Dalle nostre mense. Una delle considerazioni fatte dal direttore dell'Avvenire Marco Terquini, esattamente in piena pandemia, quando hanno deciso di offrire via web gratuitamente il giornale in pieno lockdown ai propri lettori, in modo tale che tutti avessero la possibilità di accedere a un tipo di informazione. Eh, come quella a cui faceva riferimento il presidente dell'Ordine Francesco Birocchi, eh, ovviamente orientata, ma anche coraggiosa, con scelte eh, in prima pagina soprattutto molto diverse da quelle degli altri giornali. E tu dirigi, direttore Tarquino, uno dei cinque maggiori quotidiani d'Italia. Vorrà dire qualcosa? Prego. Grazie, direttrice. Buongiorno a tutti, bentrovati. Saluto il vescovo Antonello che è il responsabile della mia, mia presenza qui. Non so dirgli di no, è colui che mi ha dato le chiavi della Sardegna, la prima volta sono venuto in questa terra, quindi potete immaginare il debito di gratitudine che ho con lui. L'ho ascoltato con molta attenzione e sono felice di partecipare a questa che è una festa, prima di tutto. Che, come è stato detto autorevolmente, quando un mezzo di comunicazione compie un compleanno significativo... È una gran cosa, soprattutto nei tempi procellosi che viviamo, nei quali sembra che tutto sia in discussione. Ma credo che proprio il tempo complicato a cui faceva accenno Simone De Francisci, che stiamo attraversando ancora perché non è finita, anche se noi italiani siamo stati particolarmente bravi, al di là persino dei nostri meriti, non so se sia più per amore o per paura che siamo stati bravi. Io oso sperare che ci sia stata una gran carica di, di, di intelligenza delle cose, di, di solidarietà ritrovata, di buona informazione che ha servito la vita della gente, al di là della cacciara che sempre anche nel nostro paese si scatena nei momenti di difficoltà, di frizione, di prova per le, per le nostre comunità. Posso pensare che sia stato tutto questo che ci ha messo in una direttrice Buono, Sapete che in questo momento tutta l'Europa che era la parte considerata un po' salva nel mondo alle prese con la quarta ondata. Anche l'Italia lo è, solo che la stiamo tenendo sotto controllo grazie alle misure che ci siamo dati e alla corresponsabilità che abbiamo saputo mettere in campo. E non era stato scontato neanche questo. Mi colpivano dei dati dei paesi più colpiti, soprattutto nell'Est europeo, sono paesi dove le campagne Novax o No Pass, come le abbiamo chiamate in Italia, hanno coinvolto più del 60% della popolazione. Il risultato è che hanno centinaia e centinaia di morti, addirittura migliaia. In Russia, che sembrava il paese invulnerabile, che regalava il vaccino al mondo, vanno ogni giorno migliaia di morti, ogni giorno più di mille morti. Sembra che siano nell'incubo che noi speriamo di esserci lasciati alle spalle. D'altra parte anche voi in quest'isola avete sperimentato, un anno fa esatto, eravate la parte d'Italia che si era salvata di più e meglio nel momento in cui si sono abbassate no. senza troppa avvertenza le, le cautele c'è stato un disastro che avete saputo rigovernare ritrovando la misura perduta. L'informazione serve a questo, ad aiutare, o non serve a niente. Il giovedì sera, giovedì notte, fra la notte e fra il giovedì e venerdì ero a linea notte al TG3 e mi sono scappati un po' i cavalli perché per l'ennesima volta c'era una una gentile collega che peraltro è una persona molto urbana che si è messa a, a, a rimettere in circolo dagli schermi della TV di Stato le solite cose. Eh, non passano vaccini, ni, eh, le cure che vanno a male vengono buttate perché non vengono date alle persone, tutte mezze verità o bugie tutte intere. Che sono la stessa cosa gli effetti dell'esito che portano al disorientamento, in non, non credere più a niente e non capire più niente. Pensare che ci siano dei complotti: ecco, il complottismo è uno dei mali di questo tempo. Purtroppo i complotti esistono pure. Il male esiste pure. Ci sono interessi, ci sono eh, calcoli, ci sono. Cose storte, insufficienze che si accumulano nella vita delle nostre comunità. E però si può discernere il grano dall'olio, si può riconoscere il bene e il male, si può capire ciò che serve davvero alla vita della gente e ciò che invece la rende peggiore e più brutta. Aver fatto finta di nulla e noi pubblicammo le foto delle persone che nei giorni in cui si cominciava a dire state a casa, non, 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 non praticate quello che noi abbiamo voluto a tutti i costi chiamare distanziamento fisico e non sociale come è passato. Non avevamo bisogno di distanziamento sociale, avevamo bisogno di più prossimità sociale e di distanziamento fisico. E grazie a Dio c'è stata nel paese in tanti modi, ne parlavo ieri sera col vostro vescovo pur nelle difficoltà, però voglio stare sul punto in questo momento su questo. Mentre c'era questa consapevolezza, c'era gente che continuava a andare a fare la fila per andare a sciare le valli della Bergamasca. Cosa. Abbiamo pubblicato le foto dando l'allarme. Guardate cosa state facendo! Un collega bravissimo, Marco Birolini, che ha raccontato in presa diretta tutto in quei giorni, con grande efficacia, grande profondità, lui è di quella zona. E non ci si voleva credere, il risultato è stata quella cosa terribile che ormai ci abbiamo impressa nella memoria, le bare accatastate nelle, nelle chiese, i camion che erano costretti a fare lunghissime teorie che portavano i morti altrove, perché non era possibile più contenere. Guardate quello che è accaduto, io vivo fra Milano e Roma, Milano la sede principale del giornale e Roma dove spesso sono per motivi di lavoro. E devo dire che quello che si è patito in Lombardia ogni santo giorno con, con queste decine e decine di necrologi sulle pagine dei giornali locali era qualcosa di impressionante. La contabilità dei, dei, dei medici morti e dei preti morti, anche questo diciamo ieri col, col vescovo Antonello, quanti medici del corpo e quanti medici dell'anima che sono, sono caduti su questo campo. Sì imprevisto ma non imprevedibile. Sappiamo che nel nostro mondo globalizzato questi fenomeni si ripeteranno più e più volte, che potremo controllarli solo se avremo delle misure sagge, senza ossessioni, ma delle misure sagge, quelle che la mia generazione ha cominciato a sperimentare con le vaccinazioni di massa che ci hanno messo in condizioni allungare straordinariamente la nostra durata media della vita oggi si mette in discussione tutto sapete quando si conquista qualcosa poi la si dà per scontata e si ritiene che se ne possa fare a meno che ormai tanto abbiamo dato e si vedono solo gli aspetti negativi ci sono conseguenze con tutte le medicine come ci hanno spiegato i medici se noi leggessimo i bugiardini fino in fondo non prenderemo più niente neanche l'aspirina probabilmente e, e, e... Per questo vanno usati con raziocinio, non come fossero caramelle. E siamo un popolo di poco condriaci, noi italiani. Siamo gente che tende a usarle tanto le medicine. Sono quelli che hanno gli armadietti pieni e appena c'è qualcosa fanno un cocktail e lo buttano giù. No, ecco. Non bisogna passare da un eccesso all'altro. Serve un'informazione, certo che serve un'informazione. Per questo, abbiamo fatto questa scelta un po' avventata: quella di dare per molte settimane il giornale gratis a tutti, chiunque lo facesse richiesta. Abbiamo avuto decine di migliaia di copie in più. Devo dire che onestamente che qualche migliaio di copie di abbonati nuovi c'è stato, perché noi siamo il giornale che ha più abbonati d'Italia. La nostra forza. Anche se stiamo sperimentando le difficoltà, voi ne sapete qualcosa di cosa ha significato la distruzione del servizio postale universale nel nostro paese. 5.700 comuni abbandonati. A venire l'unico giornale che ha fatto la battaglia perché questo non accadesse, a fianco dei piccoli comuni, delle piccole realtà, dove, dove l'ufficio postale era anche un presidio di tante cose. Oggi c'era spesso apertura intermittenza o niente, una tragedia civile. Vabbè non mi ci voglio dilungare i posti italiani prendono quasi 300 milioni lo dico ai parlamentari presenti dallo Stato per garantire il servizio universale che continua a deteriorarsi anche nelle grandi aree urbane ormai ed è un problema c'è il digitale che ci sta dando una mano i settimanali lo sanno bene quelli che usano la posta, quali sono le difficoltà ma immaginate un... le poste nuoresi <ride> Immaginate, senza qui si parla del peccato della struttura e della struttura di peccato non dei, dei singoli peccatori. Eh. Ci auguriamo che tutti gli operatori siano persone per bene. Io questo lo dico sempre, però il problema c'è ed è grave. Pensate che c'è un'altra una, un regione autonoma, la provincia di Bolzano, eh, ha fatto un accordo con le poste tedesche. La Germania, perché per garantire ancora il servizio, perché hanno una realtà diffusa sul territorio e i tedeschi, sulla pressione dei territori, hanno fatto una scelta diversa. In teoria, la Germania sono molto simili, hanno una storia sovrapponibile, faticosa, eh, unità nazionale e hanno una storia di comunità diffusa sul territorio: città medio piccole o eh, medio grandi. Non, hanno, non sono paesi macrocefali, hanno una realtà diffusa di vita e, e questo. Induce a capire quanti servizi siano utili, sembra che stia parlando di qualcosa, ma guardate che è la stessa ragione per cui siamo entrati in crisi: perché la sanità non era più territorializzata come era stato per molti decenni, quando anche i cattolici hanno saputo fare, impegnati in politica, quella grande e bellissima operazione che è stata la sanità di tutti, che germinava definitivamente negli anni durissimi della prova della lotta al terrorismo. Mentre c'era l'assalto alle istituzioni democratiche, non ci si faceva concentrare solo sulla lotta a quel male evidente, ma si lavorava per dare un futuro, un respiro alla nostra gente. Questo è pensare alla politica, questo è capire la realtà, questo è servire la gente sul serio e non servirsene. La differenza fra popolarismo e populismo è tutta qua. O uno si serve del popolo o lo serve. La scelta per chi ha uno sguardo cristiano sulla realtà è molto chiara. Tutti gli ismi sono complicati, anche il cristianesimo, che non è cristianesimo. E viviamo un tempo anche di queste cose, no? Ecco, amici miei, io, una cosa che mi ha colpito delle cose che sono state dette da quelli che mi hanno preceduto sono alcune frasi che sembrano possono sembrare banali, ma non è così. Radio Barbagia è una radio che va oltre il proprio territorio. Questa è la vocazione di tutti gli strumenti di comunicazione che sono germinati dall'esperienza e con ispirazione cristiana. Tutti hanno questa voglia di andare oltre il proprio territorio, nel senso geografico e nel senso esistenziale, direbbe Papa Francesco. Oltre i limiti che uno immagina, immagina eh, no? come insuperabili, se avvenire oggi, è fra i primi cinque, il quarto quotidiano italiano in questo momento, il terzo cartaceo, questo è l'altro dato impressionante. È perché noi siamo un giornale che ha un'identità, ha qualità e scelte di informazione, ma si rivolge davvero a tutti. Noi facciamo un'informazione che è buona per tutti: un'informazione generale, mettendo in chiaro le nostre opinioni su tanti fatti, anche in maniera sorprendente per chi si legge, sbaragliando tutti i luoghi comuni che è possibile sbaragliare, con molta, molta fermezza nel restare ancorati ai valori che rendono. Migliore potenzialmente la vita della gente e nei fatti lo dimostrano le buone pratiche che ci sono nel nostro paese. Una cosa che dico sempre è che, se l'Italia e il mondo fossero solo come certi ticchi informativi ci portano a raccontare, sarebbero già finiti da un pezzo. Nonostante le difficoltà, non sono finiti perché nelle prove che stiamo sperimentando e che si vanno addensando di più nel tempo complesso. In questo cambiamento d'epoca, che è già stato evocato, che stiamo attraversando, per usare la formula ancora del Papa, e ci sono tante cose buone che accadono. Sono quelli che fanno la cosa giusta, l'impresa come si deve, servendo i territori. Oggi diamo la notizia che, nel Sulcis, torna anche noi, come giornali del Zorro, noi facciamo una fotocronaca nella pagina 2 dove mettiamo le nostre idee e ogni giorno scegliamo una notizia che sia emblematica di una possibilità. Tornerà a aprire un grande impianto. Mi auguro che sia un impianto che lavorerà nel rispetto del territorio, della storia, delle persone, della, della bellezza eh, e della fatica di vivere in quella parte de, de la, della vostra terra che è stata al centro di tante cronache. Noi da Venire ci abbiamo lavorato tanto perché sono state fabbriche che producevano cose di pace e sono state convertite in fabbriche che producevano cose di guerra. Da Venire sapete che ha fatto solo di toccare un tasto complicato. Ma abbiamo fatto con molta convinzione quella battaglia informativa che ha portato anche a delle decisioni in sede di politica eh, centrale. Una fabbrica che produceva esplosivi per uso civile che è stata trasformata in una fabbrica dove costruivano bombe che venivano triangolate e portate in un teatro di guerra nello Yemen, dove una, la guerra più terribile è raccontata dalle Nazioni Unite. È difficilissimo entrare in questi argomenti, ma bisogna entrarci. Perché lavorare bene significa avere una buona relazione col territorio in cui si è base, servire la vita della gente e fare qualcosa che è oggettivamente buono. Perché il bene e il male esistono sulla faccia della terra. E quelli che ci dicono che tutto è uguale, che tutto è grigio alla stessa maniera, che il bene in fondo è tutto e bene, e il male sono alcune cose, l'importante è che ci sia sviluppo, quale sviluppo, in quale direzione. In un mondo che è più armato oggi ci sono giornali che magnificano il fatto che venderemo armi molto avanzate agli Stati Uniti d'America. Io sono contento se la nostra tecnologia è avanzata. Spero solo che queste armi non ci tornino mai, non ci tornino mai indietro. Quelle che smerciamo nel mondo, mm? per dirne una. Preferisco che circolino i vaccini, le medicine che si costruiscano i ponti che rendono migliore la vita delle persone e mettono in comunicazione. I paesi, e voi da isolani lo sapete meglio di chiunque altro, prosperano, sono ricchi e vivi quando sono in relazione seria con gli altri, quando sono vie di comunicazione salde, presidiate e garantite. Quando si è isolati eh, si, si, rischia, si rischia di deperire. Non c'è una civiltà, una, e i cattolici lo sanno meglio di chiunque altro, perché sono stati messi dal nostro Signore, dico sempre, in mezzo a tutte le strade del mondo, dall'inizio, che, che abbia trionfato, se non in relazione con gli altri, assumendo anche elementi di, da, da ciò che altri offrivano, elaborandoli e facendone cultura propria, lavoro proprio, intelligenza delle cose. Gli italiani sono stati sempre nella loro diversità, maestri in questo, no? piantati come siamo in mezzo al Mediterraneo. E questa è la nostra vocazione. Amici miei, questo è un tempo complicato, ma la pandemia, vedete, tu pensate che l'Europa stia facendo questo solo per beneficenza, quello di mettere a disposizione tante risorse all'Italia adesso? Lo sta facendo perché, Perché di tutto ha capito che la religione dei bilanci in ordine, a prescindere dalla vita in disordine della gente, non porta a nessuna parte le pagine avvenire, negli anni alle nostre spalle, per dieci anni abbiamo battuto perché ci fosse una nuova Bretton Woods, per quelli che non sono addetti all'economia, significa un, un concilio di politico in cui si decida insieme quali sono gli obiettivi di sviluppo e non si venne risoltanto l'equilibrio dei bilanci come se fossero eh, l'idolo a cui tutto deve essere sacrificato. Perché quando abbiamo bilanci in ordine e la vita della gente è massacrata, la lezione della Grecia, nostro paese fratello, distrutto dall'equilibrio dei bilanci, gente che si è ritrovata a non avere più niente, la sanità distrutta perché c'era da rimettere in ordine i bilanci. A cosa servono i bilanci in questa maniera? Se io riduco la sanità in una regione ai minimi termini, a cosa servono i bilanci in ordine quando c'è la prova da affrontare. Volevo dirvi questo: l'Europa sa che l'Italia torna al centro del tempo che viene nel bacino euro-mediterraneo. L'Italia è un paese ponte. Vi raccontano come un'ossessione un futuro nella quale l'Africa avrà 4 miliardi di abitanti, l'Europa scenderà, se no, a 400 milioni. Le proporzioni sono queste se continuiamo a diventare un paese vecchio che non monde, mette al mondo i figli, non cambiamo le proporzioni e, e, e la forza delle politiche che facciamo per sostenere giovani, famiglie e le cose. Ma in una situazione come questa... Abbiamo di fronte una realtà che non è minacciosa se noi costruiamo una partnership seria. Quello che è accaduto spesso nel passato è stata una relazione feconda con l'Asia, col vicino Oriente. È chiaro che il bacino mediterraneo non è più quello che è stato nei secoli passati e il lago del 2000 è il Pacifico, per le proporzioni della Cina e per la guerra geopolitica con gli Stati Uniti si troveranno spero equilibri di pace più che equilibri bellici, ma nel Mediterraneo ci sarà comunque il rapporto fra la nostra parte del mondo e il continente più giovane, quello che avrà più gioventù e quindi più futuro. E innanzitutto dovremmo sapere rispondere diventando di nuovo anche noi più giovani, non avendo paura della vita da mettere al mondo, da custodire e da rispettare, come oggi siamo ridotti a fare troppe volte, ma anche costruendo un rapporto proficuo con gli altri che sono davanti a noi. Perché la nostra tecnologia, la nostra intelligenza, il nostro modello di vita, per tanti aspetti affascinante e buono, che risulta attraente, dovrà essere spendibile con intelligenza, in una relazione forte. E il grande problema dell'Italia, dentro tutto questo, sarà convincersi a rendersi consapevoli di questo, avere una politica all'altezza, e avere una classe dirigente che è capace di far diventare attraente questo nostro paese. Oggi noi pensiamo che la forza di un paese sia nell'essere respingente, la forza di un paese è nell'essere attraente, che la gente venga qui e viva qui. Sulle pagine da venire raccontiamo che ogni anno se ne vanno 350.000 italiani e sono migranti economici e non sono solo cervelli: un quinto sono cervelli, tra i cosiddetti in fuga, gli altri sono braccia attaccate ai cervelli, gente che sa fare. E tante cose e qua non riesce a farle bene non riesce a farle con lavoro regolare non riesce a fare solo no uno perché va a fare il lavapiatti a Londra dico una cosa estrema no? è perché a casa propria non riesce a farle in regola molto semplicemente per un tempo dato con auspicabile volontà di andare oltre ho parlato troppo lo so adesso no, è, rallento è, è, è e mi fermo è interessante però bisogna chiudere bisogna chiudere e vorrei dirlo questo, il tempo della pandemia è come un evidenziatore, ci ha, aiutato, ha aiuta, ci ha aiutato a vedere i punti di forza e i punti di debolezza di ciò che noi viviamo. Dobbiamo farne tesoro, c'è una coazione a ripetere gli errori, a tornare al punto dove eravamo su tante cose, se lo facessimo non avremmo capito niente. Papa Francesco ce l'ha detto in maniera indimenticabile, già da qui il 27 marzo, quello che Santo Veronesi... Lo scrittore ha definito le parole blu di Piazza San Pietro, quando sotto una pioggia livida col rumore delle sirene in sottofondo ci ha fatto capire, vedere anche plasticamente nella solitudine della sua preghiera, della sua adorazione eucaristica che nessuno si salva da solo, che è una pretesa assurda. E qualcuno ha imparato, ripeto, l'Europa ha cambiato marcia. L'Italia deve saper cambiare marcia. Dentro l'Italia i territori devono sapere essere all'altezza della sfida. Dobbiamo saper usare le risorse che abbiamo, che sono prima di tutto le persone. Mi raccontava il Vescovo del problema che avete con la vostra sanità, perché mancano medici che si stanno, se ne stanno andando, vanno altrove. Ecco, questa è la prova che le persone non sono mai il problema. Le persone sono la soluzione dei problemi. Portano problemi con sé, perché ognuno li vive nella sua vita. Ma noi, uomini e donne, siamo la soluzione dei problemi. Se siamo comunità, se sappiamo dove guardare. Pensate un po', persino un giornale può aiutare a far questo. Io continuo a sperare che avvenire la sua resilienza, la sua capacità di essere in campo, di servire da giornale nazionale anche in tanti territori del nostro paese, sul quale mettiamo gli occhi e avviciniamo il cuore, funzioni perché è capace di questo, grazie agli uomini e donne che lo fanno. Sono il direttore di un giornale che è stato pensato da un grande Papa Santo, Paolo VI, Giovanni Battista Montini, figlio di un giornalista, come un luogo del laicato cattolico italiano. E i vescovi italiani custodiscono questo mandato e questa, questa fatica quotidiana. Io ne sono grato, qui ho uno dei miei editori, sono 225, anche se in persona episcopi stanno diventando un po' di meno, adesso, come nel caso della vostra diocesi che ha un vescovo e anche la diocesi accanto allo stesso vescovo. Tante diocesi stanno diventando così in Italia. E so che è una delle diocesi più grandi nelle due diocesi insieme rivaleggiano con Milano come ampiezza del territorio, che è considerata una delle diocesi più grandi al mondo. Quindi auguri buon lavoro a lui. A venire un giornale fratello e amico dell'ortobene Bene di Radio Barbagia e al servizio della vita di tutti. Io questo lo confermo come impegno. Grazie. Grazie direttore. Grazie perché hai raccontato del tuo giornale, ma ci hai fatto, hai fatto capire, che la nostra categoria è ancora utile. Però da sola non ce la possiamo fare, no? Cioè la nostra categoria da sola sì, non ce la fa. Sai ha che anche di... qui abbiamo avuto un'impennata di contatti durante il tempo duro, anche i nostri siti online sono stati preferiti agli altri. Non ho parlato dei social perché era già stato detto tante cose bene su questo. Nella fase attuale c'è un regresso e un ritorno, c'è una coazione a ripetere anche in questo senso: a tornare anche alle chiacchiere, alle chiacchiere eh, distorcenti. In eh, amici miei, amiche mie, stiamo molto attenti a quel che facciamo perché danni se ne fanno davvero tanti con l'informazione superficiale, sloganizzata, con le, le tre cose che ha detto magistralmente il Vescovo, che eh, dobbiamo tenere a mente, eh, citando Annara. Anna, Anna. Gli ismi, no? A proposito di, di quello che diceva Sua Eccellenza prima. Allora, intanto siamo in streaming a proposito di, di, di tecnologia, siamo in streaming, salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, arrivano tantissime connessioni, quindi insomma è un dibattito molto seguito, siamo molto contenti perché eh, la storia di Radio Barbaggio, dei 45 anni di Radio Barbaggio, ci sta consentendo in realtà di raccontare il nostro paese, quello che abbiamo lasciato, superato e invece le sfide che ci attendono. E allora a proposito di sfide Antonella Fancello che si eh, avvicina al nostro leggio, docente di amministrazione digitale all'Università di Sassari impegnata in tanti progetti nazionali proprio nel presente futuro cioè parliamo di digitale che coinvolgerà tutti noi banalmente anche pensando dalla metà di novembre a come il nostro telecomando deve essere adattato per poter vedere i nostri canali. Quindi è una rivoluzione che ci sta coinvolgendo tutti, e che però ha avuto, e questa sarà la relazione di Antonella, un signore, Michelangelo Pira, che non ha bisogno di grandi pre presentazioni, che 30 anni prima dell'avvento di Internet, Sua Eccellenza, aveva fantasticato questo villaggio elettronico dove le persone anche quelle più lontane potessero essere in connessione tra loro e allora a te Antonella grazie il ringraziamento a graziano per avermi dato l'opportunità oggi di parlare ad una platea così importante eh, di un nostro eh, conterraneo eh, questo libercolo che si chiama Il villaggio elettronico in realtà è, è proprio un libercolo perché eh, mh, sono poco più di 50 pagine che nemmeno lui ha conosciuto perché è stato pubblicato postumo, i, sono stati i suoi familiari a quasi vent'anni dalla morte che hanno tirato fuori dal cassetto dei suoi appunti di una serie di studi che lui aveva fatto sulla eh, rivoluzione all'interno della scuola e come eh, il modo di impartire le nozioni ai ragazzi poteva cambiare eh, attraverso le nuove tecnologie sono stati i suoi familiari che eh, leggendo questi appunti eh, nell'anno in cui si celebrava diciamolo eh, Tiscali, eh, la storia di successo di, una, di un altro nostro conterraneo che diceva il villaggio elettronico di Michelangelo Pira si è realizzato con la rete Tiscali perché, per la prima volta i cittadini sardi e italiani potevano accedere alla rete non pagando il doppio abbonamento, come si faceva fino a quel momento per il cavo telefonico che usavamo per telefonare per navigare, ma gratuitamente, semplicemente installando un'applicazione. E coronato Soro disse finalmente si realizza il sogno. Di Michelangelo Pira. Eh, sono andata a controllarmi gli atti di ehm, un seminario che venne fatto proprio in quell'occasione eh, a Bitti nel 2001, eh, che voleva celebrare eh, Renato Soru e ehm, Michelangelo Pira. Eh, c'era Natalino Piras, eh, c'era ovviamente eh, un parterre di eh, persone della cultura di quel tempo che già, nonostante fossimo nel 2001, avevano visto una sorta di profezia. Partiamo dal presupposto che nel 2001 non era ancora capitato praticamente nulla rispetto a quello che poi avremmo visto nella pervasività della rete che tutti noi oggi conosciamo. Per capirci, non erano nati i social, non esisteva la didattica a distanza. Tutti i fenomeni che, in maniera assolutamente svalorditiva, Michelangelo Pira descrive nel suo ribercolo di poco più di 50 pagine. Allora, diciamo che mh, mi sono scritta il titolo dell'evento di oggi perché Michelangelo Pira c'è dentro in ogni sua parola giornali radio e tv le sfide della comunicazione nell'era digitale lui era un giornalista scrisse sia sulle pagine della nuova sardegna che sulla pagina dell'unione sarda era l'addetto stampa un addetto stampa del consiglio regionale della sardegna eh, era uno dei protagonisti di radio sardegna e aveva anche prodotto per il terzo canale rai tutta una serie di documentari che raccontavano le difficoltà delle popolazioni barbaricine ciò cioè, che lui gli stava ciò cioè, a cui che, a cui lui stava particolarmente a cuore, perché la rete, i giornali, la radio, la televisione, che a un certo punto vedremo, lo leggerò, non bastavano più e questo è il motivo per cui lui cercava una comunicazione totale, che secondo lui poteva essere data solo dalla rete internet, dove c'era una domanda e una risposta a ciò che in qualche modo la radio e la televisione e i giornali fino a quel momento non avevano dato, servivano per Michelangelo Pira per diffondere la cultura. Sarda, la, la, la lingua sarda che a lui stava moltissimo a cuore. Ricordiamo che nasce a Bitti, un, un piccolo centro della Barbagia, nel 1928. Eh, diviene orfano di madre molto presto e questo è il motivo per cui è costretto ad andare a vivere a Oscheri dove suo padre fa il pastore. Eh, consegue la maturità classica a Sassari, alla Zuni di Sassari e poi si laurea in lettere a Cagliari dove in realtà rimane e muore molto precocemente perché Michelangelo Pira muove, muore a soli 52 anni a Marina di Capitana, in una campagna nella periferia di Cagliari, perché lui amava vivere nella campagna e vedeva nella rete proprio una modalità attraverso la quale poter comunicare dalla campagna verso l'esterno senza necessariamente dover subire tutte le storture della vita cittadina, che lui non amava tanto. È docente di storia del giornalismo e di antropologia culturale nella facoltà di Scienze Politiche eh, di Cagliari, ehm, milita nel partito Sardo d'Azione ed è soprattutto un uomo che ha studiato la comunicazione a tutto tondo e ha studiato quel tipo di comunicazione, quella che più avanti ci avrebbe in qualche modo coinvolto attraverso la diffusione della rete internet anche quando nessuno di noi, nessuno dei suoi conterranei pote poteva minimamente immaginare cosa stava accadendo. Non la chiamo profezia eh, come è stata chiamata spesso perché la profezia, dico io, è di, eh, di colui che legge nei, nei fondi del caffè. Lui era uno studioso e lui stava studiando in quel momento quello che stava accadendo negli Stati Uniti, alla fine degli anni 60, quando gli hippi... Una parte di loro protestavano per le guerre in Vietnam, una parte di loro vivevano nelle comuni, due su dieci di loro erano rinchiusi nei garage a sperimentare la rete, a sperimentare i videogiochi. Ecco, Michelangelo Pira studiava chi erano quei due. Che studiavano questa nuova modalità di interazione che sarebbero servite alla popolazione della Sardegna per raccontare se stesse, per raggiungere tutti, per realizzare quella che lui chiamava la comunicazione totale, non più quella, e qui cito le sue parole: calate dall'alto verso basso, dal basso della cultura gutenbergiana. E qui mi riallaccio a quello che ha detto il dottor Birocchi. Lui sapeva molto bene che la prima rivoluzione era quella della carta, la seconda, quella della stampa, la terza, per lui, ma non solo per lui, ma anche per Rita Levi Montalcini, che la indicò come la scoperta del secolo era internet. Proprio perché intravenevano nella rete la modalità di comunicare orizzontalmente e non più verticalmente a tutti. Qual è la profezia? Un piccolo pezzetto di profezia c'è nel suo racconto. Intanto, vi devo dire che mh, purtroppo. Non è stato più ristampato, quindi è introvabile. Il mio sogno è che venga studiato nelle scuole perché ogni anno io lo rileggo. E mi appiglio a cose diverse che lui ha scritto e che hanno molta attinenza con quello che sta capitando. Qui c'è il valore della didattica a distanza e io questa cosa non l'avevo scoperta, non l'avevo carpita prima. Quando nel 2001 hanno fatto il convegno a Bitti, tante cose non erano accadute, oggi si capisce veramente che lui aveva capito tutto. C'è un passaggio interessantissimo dove lui racconta eh, quanto. Sia importante eh, per tutti coloro che hanno vissuto con la rete, lui non aveva vissuto con la rete, l'aveva solo immaginata. Non scordiamoci che lui è morto nel 1980, quindi non ha utilizzato la rete internet. Quanto era importante finalmente parlare, comunicare vis-à-vis -vis con persone che stavano dall'altra parte del mondo, anziché comunicare solo per posta. Cioè, stava esattamente descrivendo quello che accade oggi quando ci colleghiamo in web conference, quando dobbiamo parlare col figlio o col nipote che sta studiando dall'altra parte del mondo, però lui raccontava qualcosa che non era ancora accaduto da studioso della comunicazione e che aveva intravisto quali sarebbero stati i vantaggi di questa rete che avrebbe pervaso tutta la sfera terrestre. Ehm, è antesignano di Riflessioni che fanno filosofi del giorno d'oggi. Avantieri c'era Auristano Luciano Floridi, che in questo momento è considerato uno dei maggiori studiosi di etica dell'informazione insegna ad Oxford, alla sua cattedra ad Oxford. Ascoltandolo io ho ritrovato moltissimo del pensiero di Michelangelo Pira, solo che Floridi lo racconta in vita vivendo la rete e tutte le conseguenze che scaturiscono dall'utilizzo della rete utilizzandola. Michelangelo Pira l'ha solo immaginato, ma ha immaginato qualcosa che poi si è veramente realizzata. Vi leggo i suoi passi. Allora, cosa, cosa fece per strutturare il suo racconto? Immaginò il punto di morte di un signore di 96 anni che si chiama Martino. Davanti ai suoi nipoti, ai quali racconta quanto è stato bello scoprire la rete internet e quanto è cambiata la sua vita e quella dei suoi amici dal momento in cui hanno cominciato a comunicare attraverso la rete. La cosiddetta comunicazione totale, la cosiddetta comunicazione che migliora comunicando, così lui la chiamava. Ecco, mentre leggo, mentre vi capiterà di leggere il libro se riuscirete a trovarlo, dovrete in continuazione sforzare. Di ricordare che è scritto nel 1970, quando la rete internet non esisteva, eh, giusto per capirci. La rete internet nasce come progetto del Dipartimento di Difesa Americana alla fine degli anni 60 ed è un progetto che si sono tenuti dentro il cassetto per quasi 30 anni perché solo nel 1990 Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra negli stessi giorni, questo diciamolo, in cui i due consiglieri sardi mandati da Mario Melis sono andati a chiedere a Carlo Rubbia di dirigere il CRS4, anche lì allora, Cagliari in quel periodo diventa il centro del mondo con Dalai Lama e Gorbachev che vengono in visita perché il mondo della ricerca fa sì che l'Unione Sarda fu il primo quotidiano online, secondo solo al Washington Post. Per rimanere nel mondo delle radio. Radio X è la prima web radio ed è una radio cagliaritana. Il liceo Alberti è il primo liceo italiano connesso alla rete internet. Quindi, un po' noi ce l'abbiamo nel DNA questa cosa della tecnologia e dell'innovazione. Siamo un po' tutti figli di Michelangelo Pira, solo che noi stiamo sperimentando la vita on life, come la chiama Luciano Floridi. Ment vivendola, mentre la viviamo, eh, Pira se l'è solo immaginata, ma la sua immaginazione è assolutamente eh, legata a quello che poi è accaduto realmente. Sono i pensieri ultimi di Martino. Uno dei padri fondatori della rete, che a 96 anni chiama al suo capezzale e i suoi nipoti e gli racconta quanto è stato bello eh, scoprire la rete, quanto sarà bella la loro vita. C'è un momento in cui dice: Me ne posso andare tranquillo perché adesso c'è la rete Internet, quindi potete finalmente comunicare come io non ho potuto per un lungo tratto della mia esistenza. E chiude con una frase che secondo me è proprio il suo testamento spirituale perché dice che nel villaggio elettronico ogni uomo è Socrate all'altro uomo, che significa che è uno spazio in cui ci sarà sempre qualcuno che può controbattere e ricordarti che non sai, ricordarti di non sapere, è uno spazio aperto in cui chiunque si può confrontare con l'altro e dire la propria. Cosa non aveva immaginato eh, Pira, ma non l'aveva immaginato neanche Tim Berners-Lee quando inventò la rete, che poi della rete si sarebbero impossessati i colossi dell'informazione. Eh, le grande, le big companies americane che avrebbero usato la rete. Siamo arrivati in ritardo sul fatto che quella rete, che era una scoperta, era e rimane una scoperta straordinaria, terza tappa della storia della comunicazione, andava presidiata, andava regolamentata prima. Forse adesso un po' tardi. L'Unione Europea ci sta pensando anche con dei provvedimenti abbastanza importanti, però forse arriviamo tardi rispetto al fatto che quell'informazione, in questo momento, sia un po' troppo. Concentrata. Eh, giusto per darvi un'idea: Internet nasce, nasce con due nodi, due nodi che univano due università. I nodi in questo momento sono 16: eh, 10 sono degli Stati Uniti d'America, 5 sono dell'Europa, 1 è del Giappone. Tutti i nodi principali sono localizzati negli Stati Uniti d'America ed è stato per primo Obama nel 2016, abbastanza recentemente, a liberalizzare quegli spazi perché fino al 2016 il presidente degli Stati Uniti, se voleva, poteva chiudere l'acqua della rete alla Germania piuttosto che all'Italia e poteva farlo. Non c'era nessuna regola che glielo impedisse. Ecco, probabilmente ciò che non ha... Previsto Pira, anche se in qualche modo lo dice, il rischio non è nelle macchine, ma negli uomini che li utilizzano, lui lo dice molto chiaramente: è la stortura che si sarebbe generata con l'utilizzo da parte delle big companies che avevano degli interessi effettivi nell'appropriarsi della rete. I pensieri ultimi di Martino, 96enne, padre fondatore di una nuova società che ha collegato i computer in una rete planetaria. La mia candela è alla fine. Siete qui per vedere come muore uno dei padri fondatori della comunità. Quando non si può più comunicare è facile morire. Io ho vissuto nella misura in cui ho comunicato. Si vive in quanto si comunica. Questo è essere uomini, altrimenti si è vegetali, ma che dico, si è pietre. C'era il capitalismo, c'era la schiavitù, la comunicazione solo dall'alto verso il basso, c'era l'affannarsi dietro a mille bandiere balorde, il prestigio, il denaro. C'erano tra uomo e uomo tante barriere, muri, impenetrabili, duri. E noi insieme abbiamo fatto cadere tutti quei muri, con la comunicazione che migliora comunicando. A questo abbiamo mirato quando quelli che voi ora chiamate i padri fondatori della rete abbiamo preso a lavorare alla nuova società e ristrutturare l'umanità. Ci saremmo fatti la nostra università, non mediata dai mezzi gutenbergiani. Scrissi anche un libro per combattere la cultura tipografica, con la pretesa di diffondere un contromessaggio, ma servì soltanto a rafforzare in me stesso l'idea dell'inutilità di affidare i propri messaggi alla stampa e di estendere le aree della comunicazione totale, la nostra comunicazione totale. Consapevolmente o inconsapevolmente, ognuno cercava di comunicare al maggior numero possibile di suoi simili i propri pensieri e le proprie esperienze, ma la parola non bastava. Il cinema non bastava, la radio non bastava, i telefoni non bastavano, le scuole non bastavano più. Ciascuno si considerava come un terminale, ma non esisteva un sistema nervoso centrale perché ogni estensione aveva il proprio cervello andando in contrasto con quelli delle altre. Così arrivò l'elettronica e la scienza della comunicazione e cominciarono ad incontrarsi e a cercare terreni comuni di applicazione e di implosione e formare nuove scienze. Noi eravamo una risposta definitiva alla paura umana della felicità. Non passava giorno che non si, non si costruissero nuovi calcolatori e che ad essi non collegassero nuovi terminali e che i calcolatori non si collegassero tra di loro ripeto, 1970, sta descrivendo una cosa che è accaduta esattamente 20-30 anni dopo. Il sistema, questo emblematico, riuscì a rallentare questo processo diffondendo la paura dei computer e cioè cercando di trasferire le sue paure nei cittadini che dovevano beneficiarne. Si arrivò a definire eccessiva la sapienza dei calcolatori e pericolosa per la privacy, sembra scritto oggi, ma riferito ai computer, doveva averne paura la malvagità dell'uomo, non la sua bontà. Dove si raccoglie l'informazione, lì c'è il potere e la concentrazione dell'informazione è pericolosa. Il calcolatore mette l'informazione a disposizione di tutti, questo è rivoluzionario. La paura è solo in chi ha tante cose da nascondere agli altri, a chi serve nascondere i dati sulle proprie tasse, sui propri mutui, sui congedi militari, sui permessi di caccia, sui certificati penali. Già nel 1970 si scriveva che la macchina elettronica può svolgere il lavoro di tutte le biblioteche del mondo e di tutte le scuole, può guidare le automobili, i treni, gli autobus e gli aerei, può sostituire ragionieri e finanzieri, può far sparire dalla faccia della terra ogni moneta li liquida. Parlava delle criptovalute che esistono. Da qualche anno, da una decina d'anni, può far funzionare autonomamente le linee di montaggio di qualsiasi fabbrica e controllare e correggere i difetti di qualsiasi prodotto, può anche gestire la contabilità di una nazione intera e dirigere l'economia domestica e il lavoro casalingo. Ma si opponevano al computer soprattutto ragionieri e finanzieri e tutti coloro che avevano usurpato alla comunità il controllo dell'informazione e della comunicazione. Il momento più grande fu quando installammo nella casa colonica il terminale del computer dell'Università di Cagliari, a sua volta collegato con quello di Roma, a sua volta collegato con la rete mondiale. Ci fu una gran festa, i ragazzi si buttarono ad imparare il cinese, il giapponese, la microbiologia, la fisica, la tecnica e ciascuno segnalava gli errori che trovava. Ogni uomo è Socrate all'altro uomo. Nell'ambito di questa struttura, lentamente anche i più anziani abbiamo ripreso il gusto della parola, degli eventi e della comunicazione. Pensate solo a quanto in questa pandemia internet ha coinvolto gli anziani. Avere tanti amici. Questo è pazzesco perché non l'ha proprio vissuto e sembra scritto adesso. Avere tanti amici e tanto lontani nello spazio, ma potersi riunire come se si fossi vicino a casa, è una cosa che ancora mi riempie di una meraviglia, di uno stupore incomprensibile. A chi, come voi, si rivolge ai suoi nipoti, non ha conosciuto i tempi in cui la comunicazione a distanza veniva solo per posta. Scioccante, questa cosa. Ma ora, ragazzi, io me ne posso andare tranquillo. Nella nuova società ognuno può mettersi in comunicazione con chi vuole, imparare ciò che vuole, tutto quello che gli piace, imparare quello che vuole. Il nuovo sistema ha trasformato il pianeta in un immenso villaggio elettronico, dove ogni uomo è Socrate all'altro uomo. Grazie Antonella. Grazie davvero. È un po' strabiliante, però è così: no, no, assolutamente assolutamente strabiliante. E per chi l'ha letto come me, è da rileggere, assolutamente. Perché, come hai detto tu, ci sono, Dopo la pandemia, il mondo è cambiato e tanti riferimenti, probabilmente oggi si colgono più di allora. ogni anno ogni anno trovi diversi alla realtà, è bello per questo. 1994, Lorenzo Paolini. Con direttore dell'Unione Sarda e direttore editoriale del nostro giornale, però ti faccio sedere perché ti faccio sedere qua. Ti presento e poi, no, 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 no ti faccio sedere qua. Direttore, eh, non si vede mai il busto sotto e eh, quindi <ride> hai tolto va bene, ma è meglio che tu stia seduto. Eh, L'Unione Sarda, primo in Europa, diventa un giornale online. Oggi, a proposito di rivoluzione. Digitale rivoluzione globale oggi è facile collegarsi a internet e eh, scaricare i giornali e leggerli. Beh, insomma, allora parliamo di un altro mondo, c'era solo esclusivamente il cartaceo. E allora questa è stata una rivoluzione straordinaria capire che cosa è cambiato e io l'ho vissuto, ma ero appena arrivata, eh, tu, qualche anno prima, come il nostro giornale ha vissuto poi, ha gestito questa rivoluzione. Prego. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie moltissimo. È un, un ringraziamento vero che avrà già fatto Simona del, da parte del, del gruppo di cui facciamo parte, sia lei che io. Eh, per tanti motivi, perché Radio Barbaggia è un anche un nostro pezzo di storia, perché io sono stato alcuni decenni or sono eh, responsabile della relazione di Nuoro e il mio amico e collega Michele Tatti eh, ogni tanto mi diceva "Ce l'ha suonate per bene Francesco Mariani su Radio Barbaggia". <ride> Ed era uno spauracchio terribile, cosa avremmo detto? E, ripensando a quello che avremmo potuto dire oggi Siccome nel 94 noi, eh, io c'ero e, e nel 92, credo, per la prima volta eh, io personalmente ho utilizzato un cellulare, l'ho usato durante il, il giorno del sequestro di Farouk Hassan eh, dalla collina di Pantoggio ed era un telefonino che avevamo appena avuto in dotazione, che era una roba pazzesca, che aveva... La eh, valigetta e la cornetta, e, e me era sembrato di essere una persona del futuro. Ho detto, ragazzi, questa è una roba Cioè, dettato l'articolo Abbraccio a mezzanotte dalla collina di Pantoggia. Nel 1994, Francesco Birocchi lo ricorda bene, eh, accadono tante cose cioè noi che c'eravamo e c'eravamo da alcuni anni prima, eravamo un po' frastornati da quel 1994, perché aveva significato un cambiamento importante nella, nella, nella professione come la stavamo facendo fino a quel momento, perché era cambiata la direzione anche in un modo piuttosto traumatico, ma questa è un'altra storia. Poi un giorno eh, l'editore di allora... Eh, e porta nella redazione dell'Unione, che magari qualcuno conosce, che era un, un bello open space, bene strutturato, con le colonne di Giza, eh, Gorbaciov. Era. E poi un giorno un altro signore che si chiama Negroponte, che però. Boh, Negroponte. E, e poi inizia un, una cosa che noi. Ci ripensavo ieri, provando a trovare le parole per raccontare quello che accadde allora. Guardavamo come minimo con um, direi distacco, ma anche un po' divertiti. Ma guarda che circo stanno mettendo su per questa roba del giornale che, che andrà in rete. Boh, andiamo in rete. E in realtà, quando siamo andati in rete, visto con gli occhi di oggi, ci siamo andati, dal nostro punto di vista, di giornalisti di quella testata, con la più serena, assoluta e totale indifferenza. Io ricordo solo una sincera emozione quando eh, dall'altro capo del mondo eh, un emigrato eh, mi aveva scritto con una roba che si chiamava email, un'email, boh, eh, un il suo parere su una cosa che io avevo scritto. E ho detto, ma ragazzi, ma accadono delle cose bizzarre con questa rete. Il nostro giornale di allora era un giornale che aveva in realtà un, una, una maschera HTML, però aveva anche... Eh, Proprio perché, come ricordava la professoressa, noi stavamo a Cagliari a Cagliari c'era il CRS4, c'era Rubia, c'era cioè un, eh, un bel brodo primordiale in cui crescevano delle, de, delle, delle cose, aveva già la possibilità di fare il giornale eh, personalizzato. Cioè, tu potevi identificare quello che oggi fa, facciamo tutti nei nostri abbonamenti, al corriere, cioè flaghiamo le cose che ci piacciono in maniera tale che. Tu mi manderai solo quello che io voglio leggere. E questo c'era già nel giornale di allora. Oltre a una funzione importantissima che era il search con le keywords, per cui era già possibile identificare quello che stiamo cercando. Comunque, tutto questo era, lo dico con sempre da eh, giornalista, eh, a parte i ruoli, era una roba che ci lasciava sinceramente molto indifferenti perché. Il nostro giornale era un'altra cosa, il nostro giornale che oggi va verso i 135 anni, allora ne aveva 20 e fruscia in meno, era un giornale che comunque sia, sì, aveva superato il secolo, era a carta, era un, giornale, cioè, era un giornale che tutto cavi, era una cosa sicura. Questa cosa di cui parlavamo, per noi giornalisti, e il cielo sa quanto abbiamo pagato per questa superficialità, era una roba che passava, era un vezzo, e quando l'editore di allora disse: Vabbè, ragazzi, sappiate che siete destinati a estinguervi, che la carta stampata finisce, noi l'abbiamo presa per un vezzo mh? tra i tanti dell'editore dell di allora e va bene. Eh, il nostro giornale poi ha cambiato pelle, è arrivato un nuovo editore, il nostro giornale ha tirato dritto su quella strada, la strada era quella di eh, portare dentro il massimo possibile di quello che capitava nel mondo della comunicazione barra informazione, perché tutto quello che è fuori e che non è governato e governabile, questo noi pensavamo, è, ci può essere ostile, perché in realtà l'atteggiamento era già cambiato, cioè noi abbiamo avuto purtroppo in ritardo, noi intendo proprio il mondo dell'informazione, ha avuto in ritardo la percezione di quello che stava capitando e che noi non avevamo governato, noi non sapevamo quello che stava succedendo, non avevamo per niente chiaro quali erano le implicazioni di questo mondo nuovo, di questo modo nuovo, mondo nuovo e modo nuovo di utilizzare e porgere le informazioni. Cioè noi avevamo una, la nostra idea, che il nostro giornale era un giornale di comunità, un giornale identitario in cui ci si ritrovava, si facevano le cose nel modo più serio possibile e ci pareva di fare già moltissimo, di aver già fatto il nostro dovere e ne avanzava anche per altri. In realtà il tempo ci avrebbe detto che le cose andavano molto diversamente. Farei un salto temporale importante per andare a Brescia, anno 2021. Quando la eh, direttrice del giornale di Brescia ha eh, tirato via il suo giornale da Facebook. È stata, una è stata io credo, la prima, eh, ha detto: Sapete che c'è? Noi chiudiamo la nostra pagina Facebook. Tutti i giornali nel frattempo sono anti-social, sono successe tante cose. su E tutti i giornali hanno aperto un'interfaccia sui social, su Instagram, su Twitter, no, su, tutti, su tutti i social. Perché? sono considerati eh, una delle frontiere possibili, uno dei modi in cui eh, l'informazione che tu produci all'interno può essere veicolata in giro per il mondo. Questa, secondo me, lungimirante e avveduta signora ha detto, io purtroppo non sono in condizione di governare eh, quello che accade, cioè non so la mia informazione della quale garantisco, perché è il mio ruolo, anche penalmente. Non so che cosa accadrà dopo, non so quello che ci scriverete sotto. So però che tante delle cose che voi scrivete, a me non piace, io non mi ritrovo, non è il mio giornale, pertanto l'ha chiuso. Ecco, questa cosa che io mi limito a raccontare, cioè, non, non voglio essere eh, passatista, però mi pare un, un punto importante, perché io non l'avevo ancora letto io l'ho chiamata. Eh, da eh, collega Sardo eh, e lei mi ha detto oh, è stata una cosa difficile per me perché eh, i miei editori mica erano d'accordo quando io ho detto chiudiamo Facebook" perché è considerato uno strumento importante per tutti i motivi che tutti noi conosciamo perché tutti abbiamo ciò nonostante io ho voluto difendere la mia merce la mia merce di informazione, io penso che la mia informazione abbia valore e io non voglio che sia esposta in un modo così non solo non, non governabile, ma spesse volte anche villano, alla mercé di fenomeni che non sono alla, alla mia portata. Tutto questo, cioè questi due momenti, anzi tre, perché io vi vorrei dire che quando noi siamo nati nel 1994 sulla rete, noi eravamo in realtà uno dei giornali. Che era andato più lento, cioè noi fino alla fine degli anni Ottanta lavoravamo col piombo, cioè da noi si lavorava col piombo. Cioè erano, eh, io ho iniziato praticamente bambino con i dimafonisti, gli stenografi, i signori che facevano. Eh, I eh, linotipisti. I linotipisti, ovviamente, cioè c'era tutto, ma non 200 anni fa, nel, boh, cioè, fine anni Ottanta. Quindi noi, fine anni 80, siamo al piombo, 1994, abbiamo il giornale online. Cioè, è un salto che da giornalista, dovendolo raccontare, pensavo, come lo racconto? Cioè, che cosa è successo per noi? In realtà è successa una cosa di cui noi ci siamo accorti. Cioè, abbiamo fatto un, un salto che, in quel momento, forse è stato, dal nostro punto di vista, con le nostre poche informazioni, davvero un salto nel vuoto. Cioè, c'era una roba, ci siamo buttati, c'erano altri di buttarci, ci siamo buttati. Poi. Dal 1999 in poi le cose vengono messe a sistema in un modo diverso, nel senso che noi apriamo un giornale web vero e proprio, eh, nel momento in cui nascono i social siamo tra i primi ad avere delle, delle pagine social, eh, cioè eh, entriamo pienamente in questo fiume. Eh, io riflettevo... Caro direttore, tra l'altro io ti ho visto eh, l'altro giorno quando tu eri, eh, hai molto garbatamente, davvero molto garbatamente, replicato a quella collega sul tema dei mh, vaccini. E io non so, perché dicevo che conclusione poi quando noi, quando, dopo che noi raccontiamo, siamo stati il primo giornale, abbiamo fatto tutto questo e oggi siamo saldamente, presidiamo saldamente tutti i... Eh, Diciamo, eh, tutti i rivoli in cui si distingue oggi la comunicazione e l'informazione, eh, siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo su Twitter, eh, abbiamo il giornale online, eh, abbiamo la televisione, abbiamo la televisione SAR, abbiamo la radio, abbiamo tutte queste. Dove stiamo andando? Ecco, io su questo devo dire che delle perplessità, le ho, le ho proprio nel, nel ruolo, nel ruolo di eh, condirettore di un giornale, di, di direttore, ma soprattutto di giornalista. Cioè, io non lo so. Il giornalista della carta stampata ha oggi delle eh, paure specifiche, nel senso che eh, quella meravigliosa sensazione di eh, stare in un, eh, sotto un grande ombrello, di un, eh, un, un ombrello eh, comunitario, identitario, che racconta una terra precisa che è pure anche un'isola, quindi insomma una cosa sostanzialmente perfetta. Un po' piove, un po' piove perché piove in tutti i giornali, cioè i tetti sono sforacchiati da queste cose. Insomma. Per cui dopo, dopo, dove, do, dopo cioè, prima o poi, 45 anni di Radio Barbagia, noi abbiamo suonato i 130, quindi non sono, siamo a 130, andiamo verso 135, quindi, insomma, eh, a 140 dal nostro punto di vista dove, dove saremo eh, il, al di là della, della, del, del, della incapacità di predire però ecco io sono eh, questa volta mai come in questa fase della professione sinceramente perplesso sul dove eh, eh, so che come gruppo ci saremo dove sarà il mondo dell'informazione non so, non so. Eh, io spero che ci saranno delle scelte coraggiose, penso la recito, alla eh, direttrice del giornale di Brescia, penso al direttore di Avvenire che fa un giornale, non perché c'è, ma è sinceramente bellissimo. Noi lo stampiamo avvenire. Però è il, per molti di noi il primo giornale di Mazzetta, nel senso che è un punto di vista diverso dalla grandissima parte dei giornali. Cioè io ti leggo per, per, per tanti motivi. Anche per le cronache giudiziarie. Eh, però ti leggo perché ci sono dei punti di vista che io, che, eh, eh, che noi non abbiamo. Ecco, forse saremo in eh, un luogo dell'informazione dove conterà ancora di più non solo la tecnologia, ma eh, come dicevi tu, la. Eh, le persone, la testa di chi farà le scelte, dove si faranno delle scelte, ecco, dove sempre di più eh, dovremo dire eh, su che argomenti vale la pena di investire eh, eh, lavoro, eh, passione, attenzione e quali altri possiamo lasciare indietro. Eh, sicuramente saremo eh, in, un, in un luogo, in un metaluogo, eh, dove l'informazione tradizionale avrà cambiato un'altra volta a pelle, eh, però spero che sia un luogo dove ci sarà, eh, Francesco Mariani, Radio Barbaggia, eh, cioè ci saranno delle voci importanti, eh, strutturate, che ci riportino alla realtà. Ecco, eh, cerco il modo di, di, di dirlo meglio, cioè io spero che... Eh, il posto in cui arriveremo sia un, un posto dove dopo questi, questi ultimi dieci anni di fiume in piena e totalmente ingovernabile, noi saremo capaci di tirare un po' le redini eh, e di dire: OK, eh, riprendiamo a governarlo. Ecco, governiamo questo sistema perché il, eh, la professoressa ha fatto un riferimento ai grandi player mondiali, a quelli con cui l'Europa cerca di mh, dialogare, a come eh, non siamo riusciti a parlare con Google, eh, ci, st ci stiamo provando ora, ma insomma in modo assolutamente in ritardo, residuale, si avanza a tempo ed è una mancetta quella che, di cui si parla, cioè una roba diciamo è eh, un soldino, ok, usiamo la vostra informazione e vediamo un soldino. Ecco, io spero ardentemente che noi saremo capaci di riprendere le redini dell'informazione in modo strutturato e le persone, le persone, eh, le persone di Radio Barbagia dell'Università tutte, di tutte le persone che fanno eh, comunicazione saranno in grado di riportare eh, delle sensibilità, della. Ehm, eh, della qualità professionale, della umanità. Quando voi facevate riferimenti, Simona, il direttore di avvenire, alla pandemia, ecco, io credo che la pandemia sia stata una bellissima prova del mondo dell'informazione. Cioè noi nella pandemia abbiamo fatto uno straordinario lavoro rispetto alle persone. Cioè ci siamo ripresi, lo dicono anche i numeri, nel senso che il mondo dell'informazione in generale parlo dei giornali adesso, ha venduto più giornali, cioè noi abbiamo venduto più giornali, che non, vuol, che non è un concetto volgare, è un concetto importante, perché vuol dire che la gente si è in qualche maniera ritrovata quando davanti alle cose importanti tu hai fatto eh, il, il, il sistema informazione, ha fatto maggiormente il suo ruolo, ha fatto cendita di informazioni, ha buttato via della roba come andrebbe buttata e ha eh, utilizzato queste eh, energie per... Eh, realmente, come dire, eh, incanalarle verso dove dovrebbe andare l'informazione. In realtà, secondo me, migliorare la vita della gente, perché poi quando tu fai una sana informazione stai facendo un'azione positiva per migliorare la vita della gente. Per cui, lunghissima vita a Radio Barbaggia, eh, all'Orto Bene e a tutti noi, perché siamo proprio tutti nella stessa... Marchetta. Grazie. 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 Grazie al nostro condirettore, a Lorenzo Paolini. Insomma, sono state dette tante cose questa mattina e come avevamo detto in apertura, la storia di Radio, di radio Barbaggio, eravamo certi, ci avrebbe... In realtà poi fatto raccontare il mondo dell'informazione, tu curi. E allora, eh, Sua Eccellenza, io volevo chiederle se possiamo tirare un attimo le fila stando nei tempi che Graziano ci ha dato, e eh, quindi a sette minuti, sette minuti, ma non li utilizzerà tutti, lo so, per eh, avviarci alle conclusioni, tenendo presente l'immagine che c'è. Dietro di noi. Abbiamo raccontato gli inizi di Radio Barbagia e questo invece è il futuro, il presente e futuro di Radio Barbagia. La nuova sede che tra poco inaugureremo eh, si apre con un museo che racconta le origini della radio. E allora tutte queste considerazioni che abbiamo fatto sul passato, presente e futuro, se ci pensate bene, sono racchiuse davvero in questa immagine. Eccellenza. Beh, non era previsto che io concludessi, ma questo è un, è un attentato. alla. No, no, perché ho visto che lei ha preso appunti no, rigorosamente. Io prendo, quindi... prendo appunti generalmente, <ride> mi piace. Ma, eh, tanto grazie. La prima parola è una gratitudine perché anche tutti quelli che sono intervenuti mi sembra che abbiano, ognuno con le proprie competenze, i propri ruoli e anche con questo sguardo storico che non fa mai male perché ci permette di riscoprire tra l'altro ascoltando le parole di Michelangelo Pira davvero uno ha un sussulto che lo riporta indietro per guardare avanti che poi è una delle cose più belle perché se guardiamo indietro anche 45 anni della radio l'ortobene a venire tutto quello che noi siamo non è perché vogliamo groggiolarci eh, sul passato, ma proprio perché la storia ci rimanda continuamente al futuro. E anche quello che ha detto Lorenzo poco fa è interessante per come un giornale a volte si ritrova tra le mani una storia che non ha contribuito assolutamente a creare e che, però, ha scombussolato totalmente quello che era il suo percorso. Quindi la prima cosa è gratitudine per questo, la seconda è. Mi sento di dire, senza leggere gli appunti, che a volte sono i miei <ride> pensieri che vanno al di là del tempo, eh, è bello che ci siamo messi, credo, in discussione, perché ho ascoltato tante cose che alla fine si ripercuotono su di noi. Mettere al centro la persona, guardare alle nuove tecnologie, scoprendo che non sempre riescono a mettere verità insieme a informazione. Io sono preoccupato, l'ho già detto recuperando non le mie parole, ma quella di quella storica Arendt, che io sono preoccupato di come ci abituiamo totalmente a volte agli slogan. Un'informazione che si basa sugli slogan non è più capace di aiutare le persone a mettersi in discussione perché ci trasmettiamo slogan, prima si diceva eh, è un linguaggio ripetuto, eh, si diceva cose scontate, oggi o sono cose scontate o sono cose violente. Guardate che anche l'informazione sembra recepire tutta la violenza verbale che a volte c'è e l'aggressività che c'è nelle persone. Ecco, io vorrei che l'informazione... Almeno quella ispirata cristianamente, e ne sto parlando e ne stiamo parlando bene oggi, sappia dire alle persone ma dove stai andando? Eh, perché la domanda mi ha incuriosito molto la domanda di, di, eh, di Lorenzo, ma non so cosa succederà. Quello che è successo nel 94 è stato uno scombo solamente, ma cosa succederà tra qualche anno? Dove saremo? La, il mondo dell'informazione ha una responsabilità grande. Io attribuisco a quelle di ispirazione cristiana una responsabilità ancora più grande, perché parte da valori, da presupposti e da questo sguardo sul futuro che non può dimenticare la persona, oltre ai mezzi tecnologici. Ecco questo è l'augurio che faccio, ringraziando davvero tutti, ringraziando te perché sei stata capace di unire queste. Sensibilità diverse. Grazie. Davvero. Grazie eccellenza. Allora ci salutiamo con un impegno partendo dalle parole di Sua Eccellenza e di Lorenzo in finale, ma mi ha colpito molto ovviamente eh, mi hanno colpito molto tutti gli interventi. Un'assunzione di responsabilità maggiore, presidente. Francesco Birocchi, dobbiamo essere tutti noi giornalisti più responsabili. La pandemia ci ha insegnato molto, questa probabilmente è la strada tracciata. Quando Lorenzo faceva riferimento al maggior numero di copie e io prima ancora ho parlato di ascolti che ci hanno ripagato, non era un modo per dire siamo bravi, non era un'autocelebrazione, era un modo per dirvi che quando l'informazione fa bene il suo dovere, quando recupera credibilità, quando è davvero Credibile, la gente se ne accorge e ripaga comprando il giornale, quindi vendendo più copie, guardando la televisione, ascoltando la radio, leggendo l'ortobene, leggendo l'avvenire e quindi recuperando quella parte fondamentale che è il pane dell'informazione a cui faceva riferimento il direttore eh, Tarquinio. Grazie, grazie. Adesso godiamoci inaugurazione della, della radio e tanti auguri a Radio Barbagia e al nuovo direttore No, non, di... Nuo non nuovo, eh. Nuovo, eh... Nuovo, nuovo nuovo perché rispetto a Don Franchione ah, sì, sì. eh... non eh... andate a casa volevo dire solo questo adesso ci trasferiamo alla radio e poi nel vicino seminario quindi insomma rimanete con noi non andate via Andiamo. grazie a tutti arrivederci